C'è chi, come gli abitanti delle remote isole Andamane nel Golfo del Bengala, crede che siano delle torce infuocate lanciate nel cielo dagli spiriti della foresta. Oppure chi, come gli aborigeni australiani, le vede come bastoni in fiamme tirati dagli sciamani. Ma gli astronomi le conoscono con un nome preciso: sono le comete, corpi celesti ghiacciati in orbita attorno al Sole. Una delle più famose comete è naturalmente quella di Halley. Ha lasciato un segno distintivo nella nostra storia ed è stata fondamentale per capire di più sulle comete. Ad esempio, durante il suo passaggio nell'agosto del 1835, le venne data la colpa per l'incendio che devastò New York per diversi giorni. Nello stesso momento, i nativi Seminole della Florida videro la lunga coda della cometa e la interpretarono come un pessimo segno. La cometa tornò a farsi vedere nel 1910 e di nuovo fu vista come segno di malaugurio. A Chicago, la gente venne avvertita di star lontana dalle finestre, in caso di danni provocati dalla coda della cometa. Altri ancora comprarono ogni sorta di gadget, dagli ombrelli alle maschere, per proteggersi. Ma che cos'è davvero la cometa di Halley? E come mai si fa vedere da noi solo una volta ogni tanto? Ma soprattutto, è davvero pericolosa? Quella di Halley è definita in astronomia come una cometa periodica. Passa vicino alla Terra ogni 75 anni circa. Ci sono dunque dei fortunati che l'hanno vista passare due volte nel corso della loro vita. L'ultima volta fu nel 1986, quindi il prossimo passaggio avverrà nel 2061. A dire il vero, non siamo in grado di prevederne il ritorno. Questo perché ci sono processi chimici in atto nella cometa. Inoltre, la sua orbita potrebbe subire variazioni impreviste anche a causa di scontri con altri corpi celesti. Il suo nome ufficiale è 1P Halley e prende il nome dall'astronomo inglese Edmund Halley. Fu il primo a studiare sul serio i racconti di una cometa avvistata nel 1531, nel 1607 e nel 1682. Dai suoi calcoli, Halley capì che in tutte quelle tre occasioni si trattava della stessa cometa, che tornava ciclicamente a farci visita. Ne predisse così il ritorno nel 1758. Scoprì poi che alcune comete, come questa, non hanno un'orbita circolare attorno al Sole. Osservandola a due dimensioni, l'orbita della cometa risulta ellittica. Purtroppo Halley non visse abbastanza da vedere il ritorno della cometa nell'anno da lui previsto, ma almeno questa prese il suo nome. Secondo l'Agenzia Spaziale Europea, il primo avvistamento documentato della cometa di Halley risale al 30 marzo del 239 a.C. Furono due astronomi cinesi, Shi Qi e Wen Xian Tung Cao, a registrarne il passaggio, come annotato nelle cronache dell'epoca. Ma forse la cometa era stata osservata già prima, nell'epoca classica dell'antica Grecia. In alcune cronache si racconta di un grosso meteorite precipitato nella Grecia del Nord, con gran confusione degli abitanti. La pietra piovuta dal cielo diventò persino una sorta di attrazione turistica in quei tempi antichi. Ma nella cronaca viene menzionata anche una cometa nel cielo, nello stesso periodo. E si dice che quell'enigmatico corpo celeste restò visibile nel cielo per circa 75 giorni. Shakespeare ha poi nominato la cometa nel suo dramma Giulio Cesare, composto intorno al 1600. Nella sua opera, il bardo scrisse una frase rimasta famosa: «I cieli stessi divampano». Ma non fu certo l'unico scrittore famoso a prendere spunto dalla cometa. Anche Mark Twain ne scrisse nel 1909. Nacqui nell'anno della cometa di Halley, nel 1835. Tornerà il prossimo anno e mi aspetto di andarmene con lei. Guarda caso, Twain morì il 21 aprile 1910, un giorno dopo il ritorno della cometa nei nostri cieli. L'ultimo passaggio della cometa, nel 1986, fu naturalmente studiato a fondo. Diverse sonde vennero lanciate verso di essa per raccogliere campioni e capirne la composizione. Questo sciame di sonde, detto l'armata Halley, raggiunse la cometa e scattò per la prima volta diverse foto del suo corpo principale. Nel 1986 c'erano già numerosi e potenti telescopi puntati verso la cometa durante il suo avvicinamento alla Terra. Dagli studi attuali si sa che la cometa di Halley non rappresenta alcun pericolo per il nostro pianeta.
Tutte le paure associate ad essa erano frutto di pura superstizione. Ma non solo. Le comete forse hanno reso possibile la vita sulla Terra. Secondo gli scienziati, miliardi di anni fa furono proprio le comete a portare sul nostro pianeta parte dell'acqua che poi formò gli oceani. Inoltre, questi corpi celesti possono aver portato le sostanze organiche necessarie per l'origine della vita, ma non confondiamo comete e asteroidi. Gli asteroidi sono rocce vaganti in orbita attorno al Sole. Le comete sono invece corpi celesti composti di ammoniaca, metano e acqua in forma di ghiaccio. Contengono anche un piccolo nucleo roccioso. Data la loro struttura, le comete sono chiamate a volte palle di neve sporche. Le comete sono fatte di quattro parti: il nucleo, la chioma, la coda di polvere e la coda di ioni. Quasi tutta la massa è racchiusa nel nucleo. Ad oggi si conoscono più di 3.000 comete, ma è probabile che ce ne siano almeno un miliardo in viaggio attorno al Sole. Le comete visibili dalla Terra ad occhio nudo, senza l'ausilio di un telescopio, sono dette grandi comete. Più o meno ne compare una ogni 10 anni, ma si sa di molte altre comete avvistate nel corso dei millenni. Gli scienziati però hanno concluso che, data la continua perdita di materia dovuta all'azione del Sole, nessuna cometa può durare più di qualche migliaio di anni. Se paragoniamo questa cifra all'età del Sistema Solare, 4,6 miliardi di anni, si tratta davvero di pochissimo tempo. Questi corpi celesti sono tuttavia ancora presenti nel Sistema Solare, quindi deve esserci un punto in cui, per così dire, nascono, altrimenti sarebbero tutte evaporate miliardi di anni fa. Un'altra cometa famosa è la Hale-Bopp. Si avvicinò molto alla Terra nel gennaio del 1997, dopo essere già passata vicino al nostro pianeta durante l'età del bronzo, più o meno nel 2000 a.C. Questa cometa è molto più grande e luminosa di Halley. Il suo nucleo ha un diametro di quasi 40 km ed è perfettamente visibile dalla superficie terrestre ad occhio nudo. La cometa Borrelli è stata la seconda a essere studiata da vicino da una sonda spaziale, la Deep Space One della NASA, nel 2001. Gli studi consentirono agli scienziati di capire molto sul suo nucleo. La sagoma è piuttosto sbilenca e il perché è ancora oggetto di dibattito. La cometa di Halley sembra si sia formata nella nube di Oort, ai confini estremi del Sistema Solare. La Borrelli, però, sembra provenire da un'altra regione, appena dopo il pianeta Nettuno, la fascia di Kuiper. La cometa Hyakutake fece spettacolo quando passò a soli 15 milioni di chilometri dalla Terra nel marzo del 1996. Sembrò uno spruzzo di ghiaccio blu nel cielo, con una tenue coda di gas. La cometa sorprese anche gli astronomi perché i raggi X che emetteva erano 100 volte più intensi del previsto. La sonda Ulisse attraversò la sua coda 2 mesi dopo, nel maggio 1996, scoprendo che era lunga quasi 570 milioni di chilometri, 2 volte più di qualsiasi altra cometa conosciuta. La cometa Wild 2 venne invece esaminata dalla sonda Stardust della NASA nel 2004. La sonda si avvicinò fino a soli 236 km dal nucleo, donando all'umanità le foto di una cometa più dettagliate di sempre. Quella fu anche la prima volta che riuscimmo a portar via campioni di polvere da una cometa, riportati sulla Terra nel gennaio 2006. Lo scopo era capire in quali condizioni Wild 2 e il Sistema Solare intero, già che c'eravamo, si formarono miliardi di anni fa. Wild 2 ha un diametro di circa 5 km ed è costellata di crateri e alture. Lascia che ti racconti una storia. In una galassia lontana, per essere più precisi a 2600 anni luce di distanza, c'è un esopianeta chiamato Kepler-1658b. È un gigante gassoso che assomiglia al nostro Giove. Ma ciò che lo differenzia da Giove è che questo povero pianeta è condannato. Sta girando a spirale verso la sua stella madre e alla fine ci sarà una violenta collisione. Ma la cosa più interessante, gli astronomi sarebbero rimasti totalmente all'oscuro di questo fatto se non fosse stato per un minuscolo indizio. È stato un cambiamento davvero minuscolo nell'orbita del pianeta. Non se ne sarebbe accorto nessuno se gli astronomi non avessero confrontato per più di un decennio i dati ricevuti da diversi telescopi. Più precisamente, gli scienziati hanno osservato il passaggio di quasi Giove tra il nostro pianeta e la sua stella madre una volta ogni 2 settimane negli ultimi 13 anni.
e hanno notato che l'orbita del pianeta sta diventando sempre più piccola. Ogni anno Kepler-1658b ha bisogno di 131 millisecondi in meno per completare un giro attorno alla sua stella. Se questa tendenza continua, il pianeta è destinato a scontrarsi con la sua stella tra 2,5 milioni di anni. Anche prima di questa scoperta, i modelli computerizzati prevedevano che alcuni pianeti avrebbero potuto incontrare la loro fine schiantandosi contro le loro stelle. Ma questa è la prima volta che gli astronomi hanno una prova reale di un tale risultato, misurando cambiamenti quasi impercettibili nell'orbita di un pianeta. Ora sappiamo di per certo cosa succede quando un pianeta sta per schiantarsi contro la sua stella, anche se probabilmente non saremo in giro per testimoniarlo. Ma lascia che ti dica qualcosa in più sul pianeta condannato. È stato scoperto da Kepler Space Telescope della NASA, ora in pensione. È stato lanciato nel 2009 e la sua missione era trovare pianeti in orbita attorno ad altre stelle, ovvero esopianeti. E il primissimo esopianeta individuato dal telescopio era proprio il gigante gassoso di cui abbiamo parlato. Ma gli astronomi hanno impiegato circa un decennio per confermare che questo oggetto spaziale fosse davvero un esopianeta. Questo mondo è come una versione più densa di Giove. Voglio dire, prendi 6 volte Giove, fallo rotolare in una palla larga circa 1,1 volte e voilà! Il pianeta è legato in modo ordinato alla sua stella madre, il che significa che compie un giro completo ogni volta che termina un giro intorno alla stella. Di conseguenza, lo stesso lato del gigante gassoso è sempre rivolto verso la stella. È lo stesso che succede alla Luna. Il nostro satellite naturale è bloccato in modo mareale sulla Terra, ecco perché vediamo solo metà della sua superficie. Ora, cosa sta facendo cadere quasi Giove nella sua stella? Lo stesso processo che sta allontanando la Luna dalla Terra. Quando una Luna orbita attorno a un pianeta o un pianeta orbita attorno a una stella, le loro forze di gravità interagiscono e agiscono sulla massa dell'altro. Questo è ciò che causa le maree sulla Terra. Questo strattone rilascia un po' di energia. Può far accelerare e rallentare un oggetto. Nel primo caso, un corpo spaziale si sposterà più in alto. Nel secondo, inizierà a muoversi più in basso. E questo è esattamente ciò che sta accadendo al gigante gassoso. La sua stella madre è 1,5 volte la massa del Sole. Quindi non c'è da stupirsi che le sue forze di marea stiano gradualmente rallentando il movimento del pianeta, facendolo cadere verso l'interno. Sembra tutto un po' tragico, ma questa potenziale collisione non è di gran lunga la cosa più strana che accade nello spazio. Diamo un'occhiata ad altro. Ad esempio, Betelgeuse, una gigante gassosa nella costellazione di Orione, ha iniziato a oscurarsi nel 2019. Questo ha confuso gli astronomi. A quel punto la stella si era già gonfiata in proporzioni enormi. Se dovesse sostituire il nostro Sole, la sua superficie esterna si estenderebbe ben oltre l'orbita di Giove. E poi Betelgeuse è diventata più debole nell'autunno del 2019. Questo processo è continuato fino a febbraio 2020. I cambiamenti potevano essere visti ad occhio nudo. Non c'è da stupirsi, la luminosità della stella era diminuita di 2/3. A quel tempo gli astronomi erano sicuri che Betelgeuse stesse per esplodere in una supernova. Hanno continuato a osservare la stella. Ma inaspettatamente è tornato alla sua normale luminosità. Grazie al telescopio spaziale Hubble, gli scienziati hanno capito che la stella aveva espulso parte del suo materiale e questo ha parzialmente bloccato la sua luce. Che ne dici di esopianeti di zucchero filato? Quelli sono pianeti particolari al di fuori del nostro sistema solare. Chiamati anche super sbuffi, hanno la densità più bassa mai scoperta. Questo conferisce loro un aspetto arioso e soffice. Ma nonostante sembrino il regalo più popolare del parco dei divertimenti, tali pianeti sono enormi. A pensarci bene, gli scienziati spesso scoprono cose strane nello spazio. Alcune sembrano macchie sfocate. Ma c'è un tipo di questi blob che non assomiglia a nessun altro corpo spaziale conosciuto. Gli Odd Radio Circles sono visibili solo nei radiotelescopi. Potrebbero essere i resti di supernove. Ma alcuni astronomi arrivano al punto di affermare che potrebbero essere segni di wormhole, ossia ipotetici tunnel tra due punti molto distanti nello spazio. La missione Juno ha notato qualcosa di strano nell'atmosfera superiore di Giove. L'insolito fenomeno consisteva in folletti blu ed elfi che volteggiavano sopra la superficie del pianeta. Questi sono due tipi di lampi luminosi di luce che appaiono per brevi periodi di tempo, pochi millisecondi. Si estendono su e giù verso la superficie del pianeta. Sulla Terra tali lampi di solito si verificano all'altezza di 96 km sopra massicci temporali. I pianeti erranti non orbitano attorno alle loro stelle, forse perché non ne hanno. Questi corpi spaziali fluttuanti viaggiano verso l'universo e possono finire letteralmente ovunque. Sono anche piuttosto difficili da trovare. Tali pianeti producono solo emissioni deboli. Ma non molto tempo fa, gli astronomi hanno individuato il più piccolo pianeta errante nella Via Lattea. È più piccolo della Terra, ma un po' più grande di Marte.
I Fast Radio Burst sono lampi luminosi di onde radio. Contengono tutta l'energia che il nostro Sole produce in giorni, ma durano solo pochi millisecondi. La maggior parte di questi lampi radio veloci proviene da molto, molto oltre la Via Lattea. Ma di recente gli astronomi ne hanno rilevato alcuni originari della nostra galassia natale. E la loro fonte è una magneta da soli 30.000 anni luce dal nostro pianeta. Se esiste, la pasta nucleare è il materiale più resistente dell'intero universo. Formata dagli avanzi di stelle spente, questa sostanza viene schiacciata in grovigli di materiale simili a spaghetti. Può rompersi, ma solo se applichi 10 miliardi di volte la pressione necessaria per frantumare l'acciaio. Non molto tempo fa, gli scienziati hanno scoperto che una delle stelle più massicce del vicinato era appena scomparsa. Era una stella a 75 milioni di anni luce dalla Terra. Normalmente sarebbe troppo lontano perché gli astronomi vedano chiaramente le singole stelle, ma solo a meno che non siano enormi. E la stella di cui stiamo parlando era enorme. Brillava 2,5 milioni di volte più del Sole. Per l'ultima volta, gli astronomi hanno visto la stella nel 2011. Decisero di esaminarla più da vicino diversi anni dopo, ma era già troppo tardi. La stella era scomparsa. Stelle così massicce di solito si spengono in supernove estremamente luminose. Ma gli astronomi non hanno notato nulla del genere in questo caso. C'è una teoria secondo cui la stella è collassata in un buco nero senza prima innescare una supernova. Si verifica tra le stelle che si avvicinano alla fine della loro vita, ma molto, molto raramente. Ci sono anche i buchi neri, e potrebbero esserci i mini buchi neri, anche se la loro esistenza non è stata ancora dimostrata. A differenza dei loro enormi fratelli, gli ipotetici mini buchi neri potrebbero essere davvero minuscoli, non più grandi di un atomo. La loro massa può variare, ma solo una cosa minuscola potrebbe avere la massa di 1000 automobili. Una teoria afferma che tonnellate di microbuchi neri potrebbero essere stati creati subito dopo il Big Bang e l'inizio dell'universo. Alcuni scienziati arrivano addirittura a dire che un paio di mini buchi neri attraversano il nostro pianeta ogni giorno. A più di 7.000 anni luce dalla Terra si trova la nebulosa Aquila, un giovane ammasso di stelle di appena 5,5 milioni di anni. Il telescopio spaziale Hubble è riuscito a scattare un'immagine di diverse sagome scure vicino al centro della nebulosa. Quelli sono i cosiddetti pilastri della creazione, una regione attiva di formazione stellare. Guarda, ma quanto è bello! Stai guardando il cielo notturno. Wow! Per gran parte della nostra storia abbiamo cercato altre forme di vita tra queste stelle e i pianeti vicini. Anche lo spazio però ha occhi e forse c'è qualcuno là fuori che ci osserva. Gli scienziati sostengono che da almeno 29 pianeti lontani qualcuno potrebbe guardarci proprio in questo momento. Quindi sistemati e sorridi! Finora abbiamo identificato almeno 1715 sistemi stellari vicini nella Via Lattea che possono rilevare il nostro pianeta usando i normali telescopi. Queste stelle si trovano nella nostra galassia, quindi se dovessero puntare i loro telescopi verso il nostro Sole, prima o poi vedrebbero un piccolo punto che passa tra la nostra stella e l'osservatore, quello che in astronomia viene definito come transito. È un metodo usato in astronomia per individuare i pianeti. Si possono osservare i fenomeni di transito direttamente a casa con un telescopio. Devi puntarlo verso il Sole e aspettare. Noterai Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, visibile come un piccolo punto. Il transito di Mercurio può durare circa 5 ore. Questo fenomeno accade circa 14 volte in un secolo. Potrai osservare il prossimo transito il 13 novembre 2032. Segnalo sull'agenda. Allo stesso modo puoi osservare Venere, il secondo pianeta dal Sole. Ma poiché è più lontano, i suoi transiti sono meno frequenti. Gli ultimi sono avvenuti nel 2004 e nel 2012. La prossima coppia di transiti è prevista nel 2117 e nel 2125. Quindi i sistemi stellari osservati dalla Terra hanno a loro volta la possibilità di osservare il nostro pianeta. Ma i telescopi a lungo raggio funzionano un po' diversamente. In realtà, l'osservatore non vedrà un punto nero con il Sole sullo sfondo. Il telescopio misurerà la luminosità della nostra stella. Quando la Terra inizierà il suo transito tra il Sole e l'osservatore, il telescopio registrerà un leggero calo della luminosità della stella, perché il nostro pianeta bloccherà il percorso dei raggi del Sole.
I lontani scienziati delle civiltà extraterrestri potranno calcolare questo calo di luminosità e determinare le dimensioni del nostro pianeta. Ma non tutti gli oltre 1700 sistemi stellari potrebbero avere forme di vita extraterrestre. Gli scienziati hanno ristretto il campo a 29 pianeti vicino ad alcune di queste stelle, pianeti potenzialmente abitabili. Ciò significa che hanno dimensioni simili a quelle della Terra e si trovano all'interno della zona abitabile della loro stella, ovvero non troppo vicini, dove il calore non è eccessivo per delle potenziali forme di vita, per intenderci una zona in cui l'acqua non evapora come in una pentola bollente, e nemmeno troppo lontani, dove il freddo li congela in ghiaccio. Dato che l'acqua è la base della vita, possiamo supporre l'esistenza di una qualche forma di vita laggiù. Teoricamente, questi pianeti potrebbero aver visto transiti della Terra negli ultimi 5.000 anni, quindi mentre noi costruivamo le piramidi di Giza o Stonehenge, una civiltà extraterrestre potrebbe averci osservato. Uno di questi pianeti è a soli 11 anni luce da noi. Si trova vicino alla stella Ross 128, una nana rossa nella costellazione della Vergine. È un esopianeta grande circa il doppio della Terra, in orbita proprio nella zona abitabile della sua stella. Teoricamente, gli abitanti di questo pianeta avrebbero potuto osservare la Terra transitare regolarmente davanti al Sole per circa 2000 anni, ma 900 anni fa il pianeta ha perso la sua posizione e non può più continuare l'osservazione. L'altro pianeta che può vedere il transito terrestre davanti al Sole è a 12,5 anni luce di distanza, vicino alla stella chiamata Tea Garden. La finestra per osservare il nostro pianeta si aprirà lì tra circa 29 anni. Puntiamo molto sul sistema stellare TRAPPIST-1, che ospita almeno 7 esopianeti, un po' come il nostro sistema solare. 4 di essi si trovano nella zona abitabile della stella, ma non potranno iniziare a osservare la Terra prima di 16 secoli a partire da oggi. Per fortuna possiamo già entrare in contatto con questi pianeti. La loro relativa vicinanza gli consente di captare i nostri segnali radio. Le onde radio possono viaggiare nello spazio alla velocità della luce. Il nostro pianeta emette continuamente segnali radio dal 1895. Nello spettro radio siamo dei vicini abbastanza rumorosi. Se esistesse un pianeta con una civiltà intelligente, nel raggio di 125 anni luce da noi, il nostro rumore radio li avrebbe già raggiunti. L'unico problema è che ci vorrebbe circa lo stesso tempo per ottenere una risposta da quella civiltà. L'altro problema della radio è che qualsiasi civiltà la userebbe per un periodo relativamente breve. Ora, sulla Terra usiamo più il Bluetooth e le fibre ottiche, tranne forse per le informazioni sul traffico. Con il tempo, tutto il rumore radio che creiamo scomparirà. Inoltre, la comunicazione radio presuppone che una civiltà extraterrestre sia abbastanza avanzata da utilizzare questa tecnologia. Ma chissà, forse nello spazio ci sono forme di vita diverse dalla nostra. I nostri segnali radio potrebbero già aver raggiunto quel pianeta, ma i suoi abitanti semplicemente magari non sono in grado di riceverli. Nel momento in cui queste forme di vita costruiranno antenne per ricevere il segnale, noi non lo emetteremmo più. Ma non perdiamo la speranza. Continuiamo a inviare nello spazio anche segnali radio criptati per comunicare con civiltà extraterrestri. Nel 1974 abbiamo inviato il messaggio di Arecibo nello spazio interstellare. Se qualche civiltà riuscirà a decifrarlo, otterrà un rettangolo come questo. Contiene tutte le informazioni sull'umanità. In cima c'è il nostro sistema numerico, i numeri atomici e il nostro DNA, raffigurato più sotto. Poi l'essere umano. In basso c'è un diagramma del nostro sistema solare. La Terra, il terzo pianeta dal Sole, è leggermente rialzata. In questo modo la civiltà extraterrestre dovrebbe capire da quale pianeta proviene il messaggio. Qui c'è un diagramma del radiotelescopio Arecibo. C'è un'altra opzione per consegnare un messaggio a un pianeta lontano. Consegnarlo direttamente, magari usando una sonda spaziale. Lo abbiamo già fatto. Queste sono le sonde Voyager 1 e 2. Sono state lanciate nel 1977 e sono ancora operative. Nel 2012 la Voyager 1 è diventata il primo oggetto creato dall'uomo nello spazio interstellare. È diretta verso stelle lontane e porta un messaggio inciso su un disco d'oro.
Il disco contiene saluti in 55 lingue diverse, musica da diverse parti del nostro pianeta e suoni, come il rumore dell'oceano, voci umane e versi di animali. Inoltre, ci sono 116 immagini sul disco, di persone e paesaggi terrestri. In queste immagini sono contenute delle informazioni sul Sole e sul nostro DNA. La custodia del disco contiene le istruzioni e una puntina per riprodurlo. È presente anche una mappa delle pulsar della nostra galassia, in modo che gli astronomi di una civiltà extraterrestre possano trovare il nostro sistema solare. Il principale svantaggio di inviare un messaggio in questo modo è il tempo. Voyager 1 raggiungerà la sua prima fermata, la stella Gliese 445, tra 40.000 anni. La Voyager 2 raggiungerà la stella Ross 248 in 42.000 anni. Tra circa 296.000 anni passerà Sirio, la stella più luminosa del cielo notturno. Inoltre, una civiltà extraterrestre potrebbe anche individuarci usando calcoli e formule. Basta una piccola osservazione del Sole. Nei sistemi stellari con pianeti, la stella non è ferma, ma ruota intorno a una piccola orbita. Questo perché la stella attrae i pianeti, ma anche i pianeti hanno la loro gravità e oppongono resistenza. Queste interazioni spostano leggermente la stella, facendola orbitare. Una civiltà extraterrestre potrebbe calcolare questo spostamento del Sole e determinare la massa dei pianeti vicino alla stella. Usando questo metodo, gli astronomi sono riusciti a trovare 548 esopianeti. Supponiamo di aver preso contatto con una civiltà extraterrestre vicino alla stella più vicina, Proxima Centauri. Lì è presente un esopianeta, ma le radiazioni della stella distruggerebbero qualsiasi forma di vita. Immaginiamo come sarebbe ricevere un messaggio di risposta. Sarebbe la chat più lenta della storia, perché il nostro messaggio impiegherebbe 4,2 anni per raggiungere il pianeta. Dopodiché dovremmo aspettare altri 4,2 anni per la risposta. E questo solo per mettersi d'accordo su dove incontrarci. La civiltà aliena non sa lanciare sonde nello spazio, quindi dobbiamo fare noi il primo passo. Anche se Proxima Centauri è la stella più vicina al Sistema Solare, ci vogliono circa 73.000 anni per arrivarci con un razzo convenzionale. Dovremmo quindi imparare a viaggiare alla velocità della luce, ma anche così impiegheremmo sempre i famosi 4,2 anni. Immagina se trovassimo vita extraterrestre dall'altra parte della Via Lattea. La nostra galassia è larga 100.000 anni luce. Il viaggio da un bordo all'altro richiederebbe 100 millenni. Abbiamo a disposizione due opzioni. Imbrogliare le leggi della fisica o trasferire tutta la civiltà umana in una gigantesca astronave che viaggerà di stella in stella per migliaia di anni. E dopo essere stata lanciata dalla Terra, solo i bis-bis-bis e molti altri bisnipoti del primo equipaggio potranno vedere un altro sistema stellare dall'oblò. Ehi, puoi spostare la testa? Vorrei vedere fuori dal finestrino. Qualcosa si sta avvicinando alla superficie del pianeta. Sembra una palla di fuoco che si avvicina sempre di più a una velocità davvero incredibile. Ben presto diventa evidente che la collisione è inevitabile. Bam! L'impatto lascia un enorme cratere, fa evaporare migliaia di chilometri cubi di roccia solida e scatena una serie di terribili disastri naturali. Sì, so cosa state pensando. Pensate che sto parlando della collisione catastrofica avvenuta circa 66 milioni di anni fa sulla Terra. Quella responsabile dell'estinzione dei dinosauri e di tre quarti delle altre forme di vita sul nostro pianeta. Ma no, il disastro di cui parlo è avvenuto su un altro pianeta. Gli scienziati ritengono che il nostro vicino Marte abbia vissuto la stessa catastrofe che ha colpito la Terra. È accaduto circa 3,4 miliardi di anni fa. La collisione di un asteroide potrebbe aver causato un mega tsunami sul pianeta rosso, simile a quello provocato dall'impatto di Chicxulub sulla Terra. Gli scienziati hanno identificato un cratere d'impatto su Marte, probabilmente lasciato da una cometa o da un asteroide in collisione con la superficie del pianeta. Molto probabilmente il corpo spaziale è atterrato in un oceano nel basso piano settentrionale marziano. L'impatto è stato così potente da provocare un mega tsunami. Prima degli ultimi studi, la posizione esatta del cratere d'impatto non era verificata, era solo una teoria. Per confermarla, un team di astronomi ha simulato una collisione tra una cometa e un asteroide nell'area in cui si supponeva si trovasse il cratere d'impatto. Hanno anche dato a questo cratere il nome di Paul. Paul ha un'ampiezza di 109 km e si trova in una regione che si trova a quasi 122 metri sotto il livello del mare.
In ogni caso, le simulazioni hanno formato diversi crateri delle stesse dimensioni di Paul. Una delle simulazioni sosteneva che questi crateri erano stati lasciati da un asteroide largo 8 km che aveva incontrato una forte resistenza al suolo. L'altra simulazione mostrava che i crateri erano stati causati da un asteroide un po' più piccolo che aveva incontrato una resistenza al suolo più debole. Ma secondo entrambe le simulazioni, il cratere d'impatto aveva un diametro di quasi 112 km e le collisioni hanno prodotto mega tsunami fino a 1450 km di distanza dal centro del sito di impatto. Le simulazioni hanno anche aiutato gli scienziati a stimare l'altezza dello tsunami. Era alto circa 250 metri, quasi quanto la Torre Eiffel. Gli autori dello studio suggeriscono anche che il cratere di Paul potrebbe essere simile al cratere d'impatto di Chicxulub sul nostro pianeta. Si ritiene che l'asteroide Chicxulub, così come lo conosciamo oggi, provenga dalla parte più esterna del Sistema Solare. Questo corpo spaziale aveva un diametro di almeno 10 km. Si è schiantato nelle acque poco profonde del mare vicino alla penisola dello Yucatan. L'impatto è stato così potente da lasciare la sua impronta sull'intera superficie del pianeta. Nel 2021 i ricercatori hanno scoperto che la collisione aveva scavato mega increspature nella crosta terrestre nella regione dell'odierna Louisiana centrale. Uno studio ancora più recente suggerisce che l'asteroide abbia anche innescato uno tsunami così devastante da erodere i sedimenti del fondale marino a mezzo mondo di distanza. Il team di scienziati ha ricostruito gli eventi dei primi 10 minuti dopo l'impatto. Il modello ha mostrato che l'asteroide ha prodotto onde fino a 30.000 volte più grandi di uno dei più grandi tsunami mai registrati, quello dell'Oceano Indiano che ha colpito l'Indonesia nel 2004. La collisione ha spostato così tanta acqua da creare un'onda alta quasi un miglio. È come se due Burj Khalifas, la costruzione più alta del mondo, fossero impilati uno sopra l'altro. E naturalmente tutto quel vuoto non rimase vuoto a lungo. L'oceano è tornato a riempire il cratere. Ma nel corso del processo l'oceano rimbalzò sul bordo del cratere, producendo ancora più onde. In seguito, le onde dello tsunami, alte più di 10 metri, fecero il giro del mondo a una velocità di un metro al secondo, abbattendosi su tutte le coste che incontravano. Immaginate un edificio di tre piani che vi viene addosso. Non c'è da stupirsi che le onde più grandi e più veloci si siano verificate vicino all'area d'impatto nelle acque aperte del Golfo del Messico. Erano alte oltre 100 metri, più della Statua della Libertà, e si sono mosse a una velocità 10 volte superiore a quella delle onde di tsunami più distanti. Ma torniamo al pianeta rosso. Alcuni esperti ritengono che su Marte potrebbero verificarsi non uno, ma due mega tsunami. Potrebbero essere innescati da una coppia di impatti di meteoriti avvenuti a distanza di diversi milioni di anni l'uno dall'altro. Tra queste due collisioni, Marte ha attraversato un periodo di cambiamenti climatici. Di conseguenza, l'acqua liquida sulla sua superficie si è trasformata in ghiaccio. In altre parole, il primo impatto di un asteroide ha probabilmente prodotto onde composte da acqua liquida. Il secondo tsunami è stato probabilmente formato da pezzi arrotondati di acqua ghiacciata. A proposito, il più grande asteroide che si sia mai schiantato sulla Terra potrebbe non essere quello che ha messo fine ai dinosauri. È probabile che una collisione molto più catastrofica sia avvenuta circa 3,5 miliardi di anni fa. Le nuove prove trovate dagli scienziati nell'Australia nord-occidentale suggeriscono che l'asteroide di cui parlo aveva un diametro compreso tra 19 e 29 km. Ha colpito la Terra a velocità immensa, rilasciando una quantità di energia inimmaginabile. Questo mi ha fatto pensare. E se una cosa del genere accadesse al giorno d'oggi? Più di 30.000 oggetti che girano intorno alla Terra in questi giorni possono potenzialmente schiantarsi sul nostro pianeta. La NASA considera circa 1.500 di essi potenzialmente pericolosi. Queste rocce spaziali sono i resti lasciati dopo la formazione del Sistema Solare, avvenuta circa 4,6 miliardi di anni fa. Nel 2004, ad esempio, gli astronomi hanno scoperto un enorme asteroide che si stava avvicinando alla Terra. Le prime osservazioni hanno mostrato che la possibilità che la roccia spaziale colpisse il nostro pianeta era inferiore al 3%. L'asteroide è stato chiamato Apophis. Ha un diametro di oltre 365 metri e pesa circa 20 milioni di tonnellate. Dovrebbe attraversare il cielo il 13 aprile 2029. Apophis passerà a una distanza di circa 30.600 km dalla superficie terrestre. Ma anche se questa roccia spaziale potrebbe mancare il nostro pianeta nel 2029, non significa che non tornerà 15 anni dopo, nel 2036.
Se un oggetto del genere colpisse il nostro pianeta, le conseguenze sarebbero imprevedibili. Possono variare da vetri in frantumi e finestre rotte alla cancellazione della maggior parte delle forme di vita dalla faccia della Terra. E probabilmente avrà ripercussioni su Internet. Quest'ultimo pensiero è davvero spaventoso, ma per fortuna le moderne tecnologie possono aiutarci a evitare conseguenze catastrofiche e gli esperti hanno sviluppato diversi modi per evitare che ciò accada. Per esempio, potremmo usare una navicella spaziale per far perdere la rotta a questo visitatore proveniente dallo spazio, oppure si potrebbe farlo esplodere in qualche modo. Gli scienziati potrebbero anche rallentare la cosa con l'aiuto della luce solare concentrata, oppure si potrebbe trascinarlo via con un trattore gravitazionale, un veicolo spaziale teorico che può influenzare gli oggetti nello spazio senza toccarli. Nei film di fantascienza, un enorme asteroide si avvicina di soppiatto alla Terra e si rivela una brutta sorpresa per gli astronomi. Si precipita verso il nostro pianeta a rotta di collo e viene scoperto solo settimane o addirittura giorni prima della collisione. In realtà, gli scienziati sorvegliano costantemente tutti i grandi oggetti nelle vicinanze della Terra. Ciò significa che ci sarebbe tutto il tempo per fare qualcosa prima che accada l'inevitabile. Ci sono tre tipi di missioni che gli scienziati potrebbero preparare con breve preavviso. Tipo 0, quando un veicolo spaziale pesante si lancia verso l'intruso con un unico obiettivo, farlo uscire dalla sua rotta. In questo caso gli astronomi dovrebbero basarsi sulle informazioni già disponibili. La missione di tipo 1 prevede un ricognitore. Verrebbe lanciato per primo per ottenere informazioni più ravvicinate sulla roccia spaziale. Solo successivamente verrebbe lanciata la navicella principale. Con informazioni più precise, il viaggio sarebbe molto più produttivo. Se invece gli scienziati scegliessero la missione di tipo 2, invierebbero contemporaneamente un ricognitore e una piccola navicella spaziale. La navicella spaziale farebbe deviare un po' l'asteroide dalla sua rotta. Poi il ricognitore raccoglierebbe tutte le informazioni necessarie. Sulla base di questi dati, la navicella completerebbe il suo lavoro con una seconda spinta più precisa. Se nessuno di questi metodi funzionasse, si potrebbe provare a scendere in profondità nel sottosuolo o addirittura a costruire un rifugio sul fondo dell'oceano. Ma in questo caso dovremmo trovare fonti di energia che ci aiutino a sopravvivere per almeno diversi anni. Inoltre, bisognerebbe creare un sistema di supporto vitale in grado di mantenere l'aria e l'acqua fresche. Voliamo sopra i pianeti del nostro sistema solare. Superiamo Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Dopodiché entriamo nello spazio oscuro, oltre i confini del nostro mondo. Abbiamo raggiunto la nostra destinazione, è la nube di Oort. Una regione sferica intorno al sistema solare che contiene tonnellate di asteroidi e blocchi di ghiaccio. È probabile che sia il luogo in cui è nata la più grande cometa della storia dell'umanità, che, proprio adesso, si sta dirigendo verso il Sole. La Bernardinelli-Bernstein è stata scoperta quasi per caso durante il Dark Energy Survey. I telescopi erano puntati verso lo spazio lontano. Il loro obiettivo era ottenere più informazioni per comprendere l'espansione dell'universo. Gli astronomi stavano anche cercando di ottenere una mappa più dettagliata dell'universo osservabile. Gli scienziati hanno analizzato più di 80.000 immagini e hanno trovato un oggetto in movimento, terribilmente vicino al nostro pianeta. Le sue dimensioni erano di circa 100 km, più o meno la larghezza del lago Michigan. Era una cometa già attiva con una lunga coda. La caratteristica coda delle comete si forma quando passano vicino al Sole. Il calore della stella riscalda la superficie della cometa e i materiali leggeri, come il ghiaccio, cominciano a evaporare. Questo forma una nuvola di vapore e polveri che si estende oltre la cometa. Ma la Bernardinelli-Bernstein è troppo lontana dal Sole per potersi riscaldare. Questo significa che la sua superficie ha una composizione diversa. Si ipotizza sia monossido di carbonio allo stato solido, un composto che aumenta la sua luminosità. Ecco perché possiamo osservarla grazie a potenti telescopi dalla Terra. Compariamo la Bernardinelli-Bernstein al più grande meteorite mai caduto sulla Terra. Circa 66 milioni di anni fa, il nostro pianeta fu colpito da un meteorite largo circa 10 km. All'epoca, l'onda d'urto della collisione fece il giro della Terra diverse volte. Le onde dello tsunami causate dall'impatto superavano i più grandi grattacieli. L'energia rilasciata dopo l'esplosione incendiò enormi aree. Quasi tutte le creature viventi, compresi i dinosauri e i pesci preistorici, cessarono di esistere. Il meteorite ha lasciato un cratere grande tre volte l'isola di Manhattan.
il luogo dove è caduto era ricco di zolfo. Questa sostanza è evaporata a causa dell'elevato calore sprigionato, condensandosi in enormi nuvole. Queste causarono piogge acide che caddero sulla Terra per diverse settimane. La cometa appena scoperta è 10 volte più grande. Se fosse diretta verso la Terra, la vedremmo a occhio nudo molto prima dell'impatto. Sembrerebbe una stella in movimento nel cielo notturno. Alcuni giorni prima che la cometa raggiunga il nostro pianeta, sarebbe visibile anche di giorno. Riusciremmo anche a distinguerne la lunga coda. L'ingresso della cometa nell'atmosfera produrrebbe un suono così forte che si sentirebbe dall'altra parte del pianeta. A questo punto, l'attrito dell'aria surriscalderebbe la cometa che, in poco tempo, brucerebbe. Innumerevoli frammenti si staccherebbero dal corpo principale del meteorite e cadrebbero sulla Terra. Nel momento dell'impatto della Bernardinelli-Bernstein con la superficie, vedremmo un lampo così luminoso da superare il bagliore del Sole. In una frazione di secondo, una quantità colossale di energia sarebbe convertita in calore. Questo creerebbe la più potente esplosione della storia del pianeta. Strapperebbe letteralmente pezzi di terra e li lancerebbe in aria. L'onda d'urto incenerirebbe tutto nel raggio di poche centinaia di chilometri. Si propagherebbe in diverse direzioni, spezzando e piegando gli alberi. A un certo punto raggiungerebbe le montagne innevate e scatenerebbe enormi valanghe che coprirebbero molti paesi. L'onda d'urto farebbe il giro del pianeta, mandando in frantumi i vetri degli edifici di tutti i continenti. Le onde dello tsunami sarebbero così alte da coprire intere città costiere. Il più potente terremoto della storia spaccherebbe il terreno lasciando profonde crepe. Dopo l'impatto, miliardi di tonnellate di polvere e cenere si alzerebbero in aria. Una gigantesca nuvola nera bloccherebbe completamente i raggi del sole. La Terra sarebbe immersa nell'oscurità. Tutti i detriti in aria si scioglierebbero, si trasformerebbero in lava liquida e ricadrebbero sulla superficie, causando ancora più danni. La cenere e la polvere nell'aria coprirebbero i raggi del sole per mesi. In questo periodo la temperatura sulla Terra scenderebbe di diversi gradi. Anche se ci nascondessimo in profondi rifugi e bunker, difficilmente sopravvivremmo a questo evento, così come gli altri organismi viventi sul pianeta. Fortunatamente, la Bernardinelli-Bernstein non si avvicinava alla Terra. In questo momento è a circa 20 unità astronomiche dal Sole. Si tratta di 20 volte la distanza tra la Terra e il Sole. Significa che la cometa attraverserà presto l'orbita di Urano. Nel 2031 sarà a 11 unità astronomiche dalla nostra stella, cioè appena fuori l'orbita di Saturno. Questo sarà il momento in cui la Bernardinelli-Bernstein si avvicinerà di più al Sole. Poi inizierà il suo ritorno verso i confini del Sistema Solare, ma è destinata a tornare. Si allontanerà dal Sole e rallenterà finché la gravità della stella non la tirerà indietro. Poi la cometa farà un altro giro intorno al nostro sistema solare, ma questo richiederà circa 3 milioni di anni. In questo momento abbiamo altri meteoriti di cui preoccuparci, per esempio 3200 Phaeton. Attraversa le orbite di Marte, Terra, Venere e Mercurio, poi gira intorno al Sole e torna indietro. Questo ciclo dura circa 523 giorni. Questo meteorite è considerato pericoloso perché attraversa l'orbita terrestre a 7 distanze Terra-Luna e mezzo. In uno dei suoi ultimi approcci alla Terra, questo blocco di roccia largo 6 km ha inondato il nostro pianeta di piccole meteore. Poiché l'asteroide passa spesso vicino al Sole, la sua superficie assomiglia al fondo asciutto di una palude di fango. È coperta di squame e crepe e, quando orbita vicino alla Terra, queste scaglie si rompono causando piogge di meteoriti. Ma il più grande asteroide potenzialmente pericoloso è il 1999 JM8. È grande come 77 campi da calcio. Passa vicino alla Terra a 9 distanze lunari. Il suo massimo avvicinamento al nostro pianeta avverrà nell'agosto 2137. Se un meteorite di queste dimensioni dovesse colpire la Terra, un intero continente sarebbe spazzato via. Il resto del mondo sarebbe devastato da tsunami, ma sopravviverebbe. Naturalmente, gli scienziati stanno pensando a come proteggere il pianeta da un tale disastro. La prima soluzione è un Big Bang controllato. Una delle leggi della fisica dice che se si applica una forza in una direzione, essa causerà una reazione nella direzione opposta. Quindi, se individuassimo un asteroide che sta per entrare in collisione con la Terra, dovremmo inviare un razzo in quella direzione. Produrremmo un'esplosione controllata, non al suo interno, ma sulla sua superficie. L'esplosione sarebbe diretta in alto e l'asteroide si sposterebbe in basso. Anche un piccolo spostamento sarebbe sufficiente a cambiarne la traiettoria, facendogli superare la Terra. Un altro modo consiste nell'inviare un oggetto pesante, come un'astronave, verso il corpo spaziale.
Ogni oggetto con una determinata massa ha la sua gravità. L'astronave volerebbe vicino all'asteroide che, contemporaneamente, l'attirerebbe sulla sua superficie. I motori dell'astronave sarebbero abbastanza potenti da resistere. La nave tirerebbe l'asteroide nella direzione opposta, in modo da cambiarne la traiettoria, salvando il nostro pianeta. Potremmo anche speronare l'asteroide con l'astronave. Bam! O potremmo costruire una stazione spaziale come la ISS. Sarebbe equipaggiata con enormi lenti di ingrandimento. Manderemmo la stazione vicino al Sole e cercheremmo asteroidi pericolosi. Poi punteremo le lenti in modo che i raggi del Sole si concentrino sulla roccia gigante. Il calore vaporizzerebbe la materia dalla superficie dell'asteroide. Ed è qui che la fisica entrerebbe di nuovo in gioco. La materia evaporerebbe verso l'alto e l'asteroide si muoverebbe verso il basso. Potremmo anche avvolgere l'asteroide in una pellicola riflettente, come un enorme foglio d'alluminio. Di solito i corpi spaziali assorbono la maggior parte dei raggi del Sole, ma se l'asteroide fosse coperto da una pellicola, i raggi rimbalzerebbero. Si creerebbe un'enorme forza di spinta, sufficiente per evitare la collisione. E, naturalmente, potremmo attaccare dei motori a razzo all'asteroide. Così potremmo non solo cambiarne la traiettoria, ma anche controllarla. Ciò dipenderebbe dalle dimensioni dell'asteroide e dal numero di motori. E poi potremmo usare questo enorme sasso per scagliarlo contro altri asteroidi più grandi. Abbiamo scoperto Kepler-22b, un piccolo esopianeta nella costellazione del Cigno. Starai dicendo, e allora? Beh, è una notiziona. Si tratta del primo esopianeta nella zona abitabile scoperto dal telescopio spaziale Kepler. Significa che potrebbe esserci acqua su questo pianeta. E se c'è acqua, forse c'è anche vita. Kepler-22b potrebbe diventare la nostra nuova casa. Ma andiamo con ordine. Scoprire un nuovo pianeta non è facile. Molti esopianeti sono del tutto invisibili anche ai nostri più sofisticati telescopi, come Hubble. Per cominciare, alcuni sono talmente piccoli che è difficile far caso a loro. Proprio come nel caso di Kepler-22b. In questi casi gli scienziati devono affidarsi all'osservazione indiretta. Ovvero si scattano varie foto di una stella in vari periodi di tempo. Dopodiché le si guarda e ci si pone una domanda. Ci sono puntini scuri su questa stella? Se la risposta è sì, significa che forse si tratta di un pianeta. In base a queste foto possiamo capire tante altre cose importanti. Ad esempio, ok, il pianeta esiste. Ora calcoliamo dimensioni, raggio e vicinanza alla sua stella. Infine, è un pianeta abitabile. Oggi sappiamo che Kepler-22b è molto simile al nostro pianeta, tanto da poter diventare una seconda Terra. Ed è anche molto vicino, appena 635 anni luce da noi. Ok, significa quasi 5 quadrilioni di chilometri, ma insomma, può andar peggio. Kepler-22, la stella attorno a cui orbita il pianeta, è peraltro una nana gialla simile al Sole per dimensioni, raggio e addirittura per età, più o meno, a 4 miliardi di anni. Differisce però nella luminosità, essendo circa il 20% più flebile del nostro pianeta. Quindi, inutile aguzzare lo sguardo, la stella è invisibile nel cielo notturno. Kepler-22b è grande circa 2,4 volte più della Terra. Ottima notizia! Maggiore è il raggio, più alta è la quantità di acqua e spazio disponibili. Anche se spostarsi da una città all'altra richiederebbe tempo. Immagina un volo della durata di 3 giorni. Non conosciamo con esattezza la massa del pianeta, ma è plausibile che sia più grande di quella terrestre. Anzi, Kepler-22b forse ha una massa 36 volte più grande del nostro pianeta. E che significa? Significa forte gravità. Se il pianeta è 36 volte più pesante della Terra, la gravità sarà circa 6 volte più forte. Hai difficoltà a sollevare 10 kg di patate? Beh, immagina sollevarne 60. Per non parlare del fatto che tutti noi saremmo più pesanti lassù. Bisognerebbe farsi un sacco di muscoli solo per camminare. Per svolgere questa attività servirebbe un fisico da culturista. Il problema maggiore è che con una tale gravità le piante non avrebbero vita facile. Tutte le piante hanno bisogno di raggiungere certe altezze dal suolo. Gli animali poi, i nostri cani e gatti, dovrebbero a loro volta diventare super muscolosi per sopravvivere. Ma se sul pianeta esistono già gli animali o persino abitanti, vediamo di immaginare che aspetto potrebbero avere. Anzitutto parecchie zampe per spostarsi più facilmente. Non sarebbero tanto alti, ma molto massicci ed estremamente forti. Insomma, ragni giganti e muscolosi? Che incubo! Naturalmente tiriamo un sospiro di sollievo, stiamo solo speculando. La gravità del pianeta è solo stimata e forse è in realtà appena più forte della nostra, il che ci renderebbe più semplice vivere su Kepler-22b. Va detto anche che il pianeta è circa il 15% più vicino alla sua stella di quanto la Terra lo sia al Sole. Se fosse nel nostro sistema solare, si troverebbe a metà strada tra la Terra e Venere.
Ma allora finiremo arrostiti? Ma no! Come ho detto prima, la stella Kepler-22 è piuttosto fredda, nell'ordine dei 5540 gradi centigradi circa. Possiamo quindi supporre che le temperature su Kepler-22b siano più o meno simili a quelle terrestri, a patto che il pianeta orbiti attorno alla sua stella come la Terra orbita attorno al Sole. Siccome non lo sappiamo, Kepler-22b potrebbe benissimo ruotare in direzione opposta, come Urano. Ah, non lo sapevi? Eh sì, Urano ruota tutto inclinato da un lato. Anche gli anelli, vedi? Esatto, proprio come Saturno, solo che li ha verticali. L'universo è pieno di sorprese. Insomma, se Kepler-22b fosse tipo Urano, il clima sul pianeta sarebbe, per usare un eufemismo, ostile. Gli inverni sarebbero spaventosamente freddi e le estati caldissime. Inoltre, se la sua fosse anche una rotazione sincrona, finiremmo col poter vivere solo nella sottilissima striscia che separa i due emisferi, quello illuminato e quello al buio. Speriamo non sia così e che il pianeta ruoti come il nostro. Ma basta cattive notizie. Secondo gli studi, forse esiste un oceano su Kepler-22b. E, come sai, acqua significa vita. In questo caso è ancora meglio, perché un pianeta coperto da un oceano ha sempre temperature più stabili. L'acqua assorbe il calore e lo redistribuisce uniformemente su tutto il pianeta. La parte calda si rinfresca, quella ghiacciata si riscalda. Cosa peraltro già accaduta tale e quale sulla Terra miliardi di anni fa. Quando sulla nostra giovane Terra iniziò ad accumularsi acqua, la Luna le diede una mano, aiutando l'acqua a diffondersi su tutto il pianeta. In questo modo l'inferno fiammeggiante che era il nostro pianeta si trasformò nell'accogliente paradiso che è oggi. Se Kepler-22b avesse acqua ma non atmosfera, la sua temperatura si aggirerebbe intorno ai meno 11 gradi centigradi. Ma se invece avesse anche un'atmosfera simile alla nostra, la temperatura sarebbe di 22 gradi centigradi. Ideale! Per finire, un anno su Kepler-22b equivale a 290 giorni terrestri, ovvero circa 9 mesi. Il pianeta non ha satelliti naturali, quindi, ahimè, dovremmo rinunciare alla nostra bella luna in cielo. Ma perlomeno potremmo vedere il Sole come una piccola, lontanissima stella. Pensa a osservarla di notte ricordando la nostra vecchia casa, mentre ti nascondi dai ragni giganti. Ma questo è al momento tutto ciò che sappiamo. Naturalmente esplorare pianeti così lontani è impossibile, e i dati raccolti a distanza sono per forza incompleti. Anzitutto non sappiamo che genere di pianeta sia, che è forse l'informazione più importante di tutte su Kepler-22b. Non sappiamo se sia o no un pianeta roccioso. Se non lo è, tutte le cose che ti ho raccontato finora puoi scordartele. Magari è un pianeta gassoso, oppure gassoso ma con un nucleo centrale solido, come Nettuno. Oppure è ricoperto per intero da un immenso oceano. Se fosse un pianeta ricoperto d'acqua, potremmo almeno sperare di costruire città sottomarine di qualche tipo, filtrando l'acqua e mangiando pesce. Finché ci adatteremmo all'acqua come i cetacei. Sarebbe a dir poco sorprendente come evoluzione. Secondo gli scienziati, comunque, Kepler-22b è probabilmente un pianeta simile a Nettuno, tanto da rientrare nella categoria di esopianeti nota come mini-Nettuno. Eh sì, l'han chiamata davvero così. Probabile, ma non si sa con certezza. Seppure Kepler-22b dovesse rivelarsi l'opzione migliore per noi, un pianeta roccioso non sappiamo che genere di atmosfera abbia, o se ne abbia una. Se la sua atmosfera dovesse somigliare a quella di Venere, che definire tossica è un complimento, dovremmo allora adattarci a vivere nel sottosuolo o trovare altre soluzioni. Nel primo caso, però, dovremmo trovare una fonte di calore, perché il sottosuolo lì è gelido. Speriamo non sia davvero così. Kepler-22b è ancora circondato da enigmi e la scienza lavora per trovare le risposte. Speriamo che le trovino in tempo per quando la prima navicella lascerà la Terra, diretta a colonizzare Kepler-22b. Sarebbe imbarazzante arrivare fin lì e scoprire che è un pianeta gassoso. Guardando foto scattate dalle navicelle spaziali o dalla Stazione Spaziale Internazionale che mostrano oggetti illuminati dal Sole, come la Terra o la Luna, penserai che c'è qualcosa che non va. Lo spazio sembra così vuoto. Nessun cielo notturno pieno di stelle. Sarebbe noiosissimo andare a vedere le stelle nello spazio, perché il cielo è sempre nero. Di giorno, il cielo che vediamo dal nostro pianeta è blu per via della diffusione della luce. Succede quando la luce del Sole attraversa l'atmosfera. Ma se fossi sulla Luna o da qualche altra parte nello spazio, non ci sarebbe l'atmosfera a diffondere la luce. Ecco perché il cielo sembrerebbe sempre nero. Ma ciò non significa che non sia luminoso. Se guardassi fuori dalla stazione spaziale, vedresti esattamente la stessa quantità di luce diretta del Sole che vedi dalla finestra del tuo appartamento in una giornata senza nuvole, forse anche di più.
Se fai una foto in una giornata assolata, sicuramente usi un'esposizione corta, con un diaframma quasi del tutto chiuso. In questo modo, solo un piccolo raggio di luce entra nella fotocamera. Allo stesso modo, le nostre pupille si contraggono al sole per proteggersi dalla troppa luce. E poiché nello spazio la luminosità è la stessa, il processo è identico anche lì, quando si fanno foto di oggetti illuminati. Usando un'esposizione corta, puoi ottenere delle buone foto luminose della Terra e della superficie lunare. Ma non si vedranno stelle nella foto. Anche lassù le stelle sono relativamente poco luminose. Non emettono abbastanza luce per comparire in foto scattate con queste impostazioni. Il nostro pianeta ha un cielo blu che si tinge lentamente di una meravigliosa tonalità arancio-rossa al tramonto e all'alba. Ma se ti capitasse di osservare un tramonto da Marte, dovresti aspettarti il contrario, un cielo arancio-bruno di giorno che diventa blu al tramonto. Prima di tutto, Marte è molto più lontano dal Sole del nostro pianeta. Quindi, se guardi il Sole dalla superficie di Marte, ovviamente sarà più tenue e piccolo. E non solo. Il Sole che si vede da Marte è solo un puntino blu e bianco circondato da un alone blu. L'atmosfera rarefatta del pianeta rosso contiene grandi particelle di polvere. Creano un effetto chiamato diffusione di Mai, che ha luogo quando il diametro delle particelle nell'atmosfera è quasi lo stesso della lunghezza d'onda della luce. Per questo la luce rossa dei raggi solari viene respinta, e quindi su Marte solo la luce blu raggiunge i nostri occhi. Come mai la Terra non ha anelli? Tutti i giganti gassosi del Sistema Solare, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, hanno degli anelli, mentre i pianeti rocciosi, Mercurio, Venere, Terra e Marte, no. Ci sono due teorie su come si formano gli anelli attorno ai pianeti. Potrebbe esserci ancora tanto materiale residuo che risale all'epoca in cui i pianeti si sono formati. Oppure potrebbero essere i resti di una luna distrutta da una collisione con qualche corpo spaziale o spezzata dalla forza gravitazionale del pianeta più vicino. I giganti di gas si sono formati nell'area più esterna del Sistema Solare, mentre tutti i pianeti rocciosi sono nell'area più interna. È probabile che i pianeti interni fossero più protetti da possibili collisioni che avrebbero dato origine agli anelli. Inoltre, i pianeti più grandi hanno una gravità più forte. Ciò significa che sono in grado di mantenere gli anelli stabili dopo che si sono formati. Alcuni esperti credono che anche la Terra avesse un sistema di anelli molto tempo fa. Un oggetto della grandezza di Marte avrebbe colliso con il nostro pianeta, creando un anello denso di detriti. Altri pensano che questi detriti non abbiano formato un anello, ma che abbiano creato quella che oggi chiamiamo Luna. C'è probabilmente un pianeta gigante nascosto alle estremità del Sistema Solare, molto più in là di Nettuno. Gli scienziati chiamano questo misterioso ipotetico mondo Pianeta 9. Se esistesse davvero, probabilmente sarebbe simile a Urano o Nettuno e 10 volte più grande del nostro pianeta. Ruoterebbe forse intorno al Sole, ma nelle zone esterne del Sistema Solare, circa 20 volte più lontano di Nettuno. Secondo un'altra teoria interessante, il pianeta 9 potrebbe essere un buco nero grande come un pompelmo, che deforma lo spazio proprio come un grande pianeta. Anche se prima pensavamo che fosse rara nello spazio, l'acqua esiste in tutto il Sistema Solare. Per esempio, spesso si trova negli asteroidi e nelle comete. E anche nei crateri della Luna e di Mercurio. Ancora non sappiamo se ce n'è abbastanza da supportare delle eventuali colonie umane, ma c'è decisamente dell'acqua là fuori. Anche su Marte si trova dell'acqua, ai poli, e per la maggior parte raccolta in strati di ghiaccio che si trovano sotto la polverosa superficie del pianeta. Anche Europa, la Luna di Giove, ha dell'acqua ed è la candidata più probabile a ospitare vita fuori dalla Terra. Esiste probabilmente un intero oceano di acqua liquida sotto la sua superficie ghiacciata. Potrebbe addirittura contenere due volte l'acqua degli oceani terrestri. Nettuno è sorprendentemente caldo, anche se si trova 30 volte più lontano dal Sole del nostro pianeta e riceve meno luce e calore. Ma irradia comunque più calore di quanto ne riceve. La sua atmosfera è molto attiva, più di quanto ci si aspetti, specialmente rispetto al vicino Urano. Entrambi questi pianeti emettono la stessa quantità di calore, anche se Urano è più vicino al Sole. Nessuno sa perché. Su Nettuno ci sono venti molto forti che possono raggiungere i 2400 km orari. Saranno i venti a produrre questo calore? O il nucleo del pianeta? O la sua forza gravitazionale?
C'è un mostruoso buco nero che sfreccia nello spazio alla velocità di 8 milioni di chilometri all'ora. Gli scienziati lo hanno localizzato con il telescopio spaziale Hubble. Hanno stimato il suo peso attorno a quello di un miliardo di soli e ritenevano si trovasse al centro della sua galassia. Ma alcune forze gravitazionali lo stanno spostando. A un certo punto lascerà la sua galassia e continuerà a vagare nell'universo. Per fortuna è ancora a 8 miliardi di anni lontano da noi. Le tempeste solari sono così potenti che potrebbero lasciarci al buio completo. Nel luglio del 2012, la più forte tempesta solare in 150 anni ha mancato la Terra di poco. L'espulsione di massa coronale consiste in grandi bolle di gas ionizzato. Queste sfrecciarono nella nostra orbita. Se fossimo stati nel loro mirino, ci avrebbero colpito di sicuro. La materia solare che sfrecciava verso la Terra avrebbe danneggiato i computer e causato interruzioni di corrente che sarebbero durate mesi. Un'inattesa tempesta solare ha colpito la Terra il 25 giugno 2022. Un fotografo è riuscito a catturare le incredibili aurore luminose nel cielo di Calgary, in Canada, durate 5 minuti. Erano causate dalla tempesta. Le stelle vampiro esistono davvero. Sono parte di un sistema stellare binario e sono in grado di succhiare letteralmente la vita dell'altra stella. Lo fanno per brillare per un periodo più lungo. Funziona così. Una stella più piccola, con una massa minore, ruba l'idrogeno alla sorella per aumentare la propria massa. Poi la stella vampiro diventa più calda. Inoltre cambia colore e diventa di un blu elettrico. Così sembra più giovane. Il colore dell'universo è soprannominato latte cosmico. La luce che proviene dalle galassie, dalle stelle e dalle nuvole di gas e polvere nell'universo che conosciamo ha un colore specifico. È una tinta avorio che si avvicina molto al bianco. L'universo ci appare di questo colore perché ci sono più aree che si colorano di luce verde, gialla e rossa rispetto a quelle che emettono il blu. Il problema con l'asteroide che ha fatto estinguere i dinosauri non era il fatto che fosse caduto, ma dove? Questa roccia spaziale gigante ha trovato il posto peggiore in cui atterrare. Inoltre, l'angolazione con cui ha impattato il suolo è stata parecchio sfortunata. Se fosse caduto verticalmente, avrebbe causato meno distruzione. Invece, è caduto con un'angolazione tale da gettare un'enorme quantità di polvere nell'aria. Dopo il disastro, hanno iniziato a bruciare tonnellate di fuliggine. 65 milioni di anni fa, solo il 13% della superficie terrestre conteneva la giusta quantità di zolfo e petrolio necessari per formare quantità colossali di fuliggine. Se l'asteroide fosse caduto sull'altro 87% del territorio, i dinosauri potrebbero essere ancora vivi. Invece, ha colpito il posto peggiore che poteva e ha sollevato tonnellate e tonnellate di materiale che ha preso fuoco nel cielo. Una nuvola di particelle incandescenti ha coperto il cielo e si è sparsa sulla terraferma. Poi queste particelle si sono depositate a terra e hanno causato vasti incendi. Gli alberi sono bruciati, creando ancora più fuliggine che saliva in cielo. Ma l'asteroide non si è scontrato solo con le rocce. È caduto sulla costa in un punto in cui il fondale marino era pieno di solfato. Come risultato della collisione ha iniziato a bruciare, il che ha causato il rilascio di acido solforico nell'atmosfera. L'aria si è avvelenata. È per questo quindi che i dinosauri non hanno avuto alcuna possibilità di sopravvivere. Ma ora immaginiamo che l'asteroide cada in un altro posto, da qualche parte in mezzo all'oceano. Enormi onde inonderebbero parte della Terra, ma quasi tutte le specie di dinosauri sopravviverebbero. O ancora meglio, la roccia sarebbe potuta cadere da qualche parte nel deserto, lasciandosi alle spalle un cratere gigante. Non ci sarebbe stato altro. Certo, i dinosauri nei paraggi non sarebbero sopravvissuti alla collisione, ma la situazione non sarebbe stata così critica. Quindi le lucertole giganti dominerebbero ancora il nostro pianeta e non permetterebbero ad altri animali di svilupparsi, poiché il tirannosauro e altri feroci rettili cacciano mammut e altre antiche creature. I mammiferi diminuiscono. I velociraptor si contendono il territorio con le tigri dei denti a sciabola e gli orsi giganti. Inizia una lotta per la sopravvivenza tra dinosauri e altri animali. Poi arriva l'era glaciale e alcuni rettili non sopravvivono. Poi entrano in campo nuovi giocatori, i primi antenati degli esseri umani. Vivere fianco a fianco con i dinosauri non è facile. Le lucertole attaccano insediamenti e grotte, quindi le persone devono costruire mura alte per proteggersi. A proposito, il tirannosauro è meno pericoloso di quanto si possa pensare per gli esseri umani. Secondo le ultime ricerche, molte creature sono state in grado di sfuggire a questo mostro. Sì,
Probabilmente hai visto com'erano veloci a raggiungere le macchine nei film, ma nella realtà non sarebbero così spaventosi. Paleontologi e biologi hanno analizzato la forza delle ossa del dinosauro e hanno scoperto che non poteva raggiungere alte velocità. Il massimo di cui era capace era correre due volte più lentamente di un atleta. Sono passati migliaia di anni. Le persone hanno imparato a vivere con i dinosauri. Sono persino riusciti a domarne alcuni. Hanno addomesticato quegli erbivori per sviluppare l'agricoltura. Triceratopi e tori ora arano i campi insieme. Immagina fattorie brulicanti di diplodochi e brachiosauri. Le persone si arrampicano sui loro lunghi colli e da lì raccolgono frutti da alberi alti. Gli stegosauri proteggono i pascoli dai lupi e velociraptor. I dinosauri con corazze, come gli anchilosauri, aiutano le persone ad attraversare i deserti e, insieme a cammelli e asini, portano carichi pesanti. Gli esseri umani condividono la terra con gli antichi dinosauri, convivendo in armonia. La situazione nei mari e negli oceani è molto peggiore. I rettili marini attaccano le navi di legno e catturano tutti i pesci. Immagina di navigare verso un altro continente, con tonnellate di grano, tessuti, pelliccia e altri beni. E poi ti appare all'orizzonte un mosasauro gigante, una delle lucertole marine più potenti. Un grande squalo bianco sembra un piccolo pesce in confronto. Questa creatura potrebbe facilmente sconfiggere un megalodonte e poi imbattersi in una nave di legno. Morde il ponte e trascina tutta la barca sott'acqua. I dinosauri marini sono il principale ostacolo alla comunicazione tra i paesi, fattore che rallenta i progressi di oltre 100 anni. Vengono costruite navi metalliche per resistere agli attacchi del mosasauro e infine si riescono a stabilire collegamenti marittimi. Un problema simile si verifica quando i primi aerei decollano nel cielo. Immagina di volare su un Boeing commerciale. Guardi fuori dal finestrino e vedi un pterodattilo. Ah, aspetta, è impossibile. Queste lucertole alate non sono mica così veloci, ma un elicottero possono benissimo raggiungerlo, o anche un vecchio biplano. Ciò rappresenta una seria minaccia per i voli, motivo per cui a bordo vengono installati sistemi di protezione acustica. Gli pterodattili ne sentono gli ultrasuoni irritanti da lontano e vi si tengono alla larga. Anche sottomarini e navi vengono forniti della stessa schermatura sonora. Poi, dopo che le persone hanno imparato a difendersi dai dinosauri, bisogna affrontare un altro problema. I dinosauri sono i re della fauna selvatica, quindi surclassano tutte le altre specie animali. I dinosauri scorrazzano nelle savane africane e quelli con pelliccia vivono nelle fredde foreste invernali. I re della natura selvaggia sono leoni, lupi e orsi. Non sono i governanti della natura selvaggia. I rinoceronti combattono con i parasaurolofi. Gli stegosauri attaccano gli ippopotami e gli sottraggono territorio. Nelle giungle vivono dinosauri velenosi. I dinosauri che possono arrampicarsi sugli alberi spaventano le scimmie. Immagina una scimmia rettiliana che salta da un ramo all'altro. Per salvare gli animali dallo sterminio, la popolazione di rettili va tenuta a bada. In tutti i paesi vengono creati parchi naturali e riserve in cui vengono portati i dinosauri per separarli da altri animali selvatici. I dinosauri sembrano essere completamente sotto controllo. Quando finisce il pericolo causato dai rettili giganti, si iniziano ad allevare dinosauri innocui e più piccoli. Qualcuno compra un camaleonte e qualcuno tiene un micro cerato a casa. Ci sono mostre di dinosauri. Le persone portano queste creature a fare passeggiate come se fossero cani. Alcune persone si scattano selfie con i rettili, fanno shopping e si siedono nei bar con i piccoli dinosauri. Ora non sono più bestie tremende, sono carini. Si cavalcano cavalli, cammelli, parasaurolofi e pachicefalosauri. Certo, molti hanno cercato di domare i velociraptor, ma non ci sono riusciti. Sono rettili pericolosi e non sanno obbedire. Domarli è difficile quasi quanto domare un alligatore. Ma cani e gatti sono ancora più popolari perché sono più intelligenti. Il cervello dei dinosauri è quasi come quello dei polli. Ma chissà, se fossero vissuti fino ad oggi, forse si sarebbero evoluti in creature più intelligenti. Immagina se i dinosauri fossero intelligenti. In questo caso, le persone avrebbero un grosso problema. Alcuni scienziati pensano che anche se un meteorite non avesse fatto estinguere i dinosauri, non sarebbero sopravvissuti fino ad oggi. Il loro peso, infatti, era un carico enorme sulle loro ossa e articolazioni. La maggior parte dei dinosauri non sarebbe stata in grado di sopravvivere all'era glaciale con caratteristiche tali. Ma quelli più piccoli forse ce l'avrebbero fatta. Dinosauri veloci e agili, come il velociraptor e il pachicefalosauro, sarebbero sopravvissuti, ma in che forma? I dinosauri potrebbero essersi evoluti in qualcos'altro?
Guarda il caro vecchio pollo. Molti scienziati credono sia un discendente diretto del formidabile tirannosauro. Da qualche parte nel profondo del DNA di questo uccello ci sono i geni che aveva anche il dinosauro. Sì, è difficile da credere, ma guarda la struttura del corpo del pollo e come cammina. Togligli le piume, ricoprilo di squame e mettigli una mandibola dentata anziché un becco. E ora hai un mini T-Rex nel pollaio. E a proposito, non sono solo i polli a poter essere parenti dei dinosauri. Molti uccelli sono discendenti viventi dei dinosauri. Sorprendentemente, alligatori, serpenti, coccodrilli e varani sono vicini agli antichi rettili tanto quanto pellicani, cicogne e altre creature volanti. Nel corso di milioni di anni di evoluzione, le zampe dei dinosauri si sono trasformate in ali e le mascelle allungate e dentate sono diventate becchi. La genetica degli uccelli è la chiave per comprendere i dinosauri. I pellicani sono simili agli pterodattili, agli struzzi, ai velociraptor. Forse molti altri animali condividono anche alcuni geni con i dinosauri. Se il meteorite non fosse caduto, i dinosauri si sarebbero evoluti in creature completamente diverse e insolite. Gli scienziati vogliono studiare attentamente il DNA degli uccelli e cercare di invertire l'evoluzione con l'aiuto dell'ingegneria genetica. E sperano un giorno di riuscire ad allevare delle vere e proprie uova di dinosauro. Ma per fare questo devono trovare un genoma specifico che non sia cambiato nel corso di decine di milioni di anni. Si nasconde nel DNA e non è così facile trovarlo ed estrarlo. Pensi che vedremo dei rettili potenti entro il 2050? Creature più piccole a quelle colossali, tutti gli animali scappano da un muro di fuoco che si muove nella loro direzione. La temperatura aumenta e tutto intorno inizia ad ardere. Presto, molti animali e piante sulla Terra cesseranno di esistere. Queste sono le conseguenze dell'impatto di un asteroide sul pianeta. Ma se i dinosauri avessero avuto le nostre capacità di pensiero, avrebbero potuto indovinare cosa sarebbe successo. Questo asteroide era visibile nel cielo un anno prima dell'impatto. Un anno all'impatto. Senza l'inquinamento luminoso delle città, il cielo notturno è pieno di luci. Alcuni sono pianeti che riflettono la luce del sole, come Marte, ma uno è un asteroide. In seguito sarà chiamato Chicxulub Impactor, dalla regione dell'odierno Messico dove è stato scoperto l'enorme cratere. L'asteroide sembra una stella, ha la stessa luminosità di Nettuno. Si potrebbe anche fotografarlo con una macchina fotografica di alta qualità, se solo i dinosauri avessero i pollici. Attraversa l'orbita di Giove. Da questa distanza la Terra appare come un pallido punto blu. Un mese all'impatto. L'asteroide è diventato molto più luminoso. Ora è il punto più brillante nel cielo notturno, dopo la Luna. L'asteroide attraversa l'orbita di Marte. La sua coda, composta da polvere e gas, sta diventando sempre più lunga. Ora è lunga due volte la distanza dalla Terra alla Luna. Una settimana all'impatto. La coda dell'asteroide è 5 volte la distanza dalla Terra alla Luna, ma i dinosauri non ne apprezzano la bellezza. Per loro è solo un altro punto luminoso nel cielo notturno. Se questo asteroide stesse volando verso la Terra ora, gli scienziati potrebbero calcolare, con un chilometro di scarto, il punto di impatto. Potremmo far evacuare gli abitanti della zona, evitando la catastrofe. Un giorno all'impatto. Il Chicxulub Impactor è ora l'oggetto più luminoso del cielo, in assoluto. La luce che lo circonda, chiamata alone, sembra addirittura più grande della Luna stessa. L'asteroide attraversa l'orbita della Luna. Appare come un punto luminoso che lascia una scia di cenere dietro di sé. Un'ora all'impatto. La luce del Chicxulub Impactor è più luminosa della Luna piena e i suoi movimenti si scorgono a occhio nudo. Le notti sulla Terra non sono più buie. Solo ora i dinosauri diventano ansiosi. Tutti gli animali della Terra iniziano a cercare riparo. 10 minuti all'impatto. L'asteroide attraversa l'orbita della Terra. Migliaia di frammenti della sua coda cadono sul pianeta. Sembra una pioggia di meteoriti. Per fortuna questi frammenti sono troppo piccoli. Bruciano tutti nell'atmosfera prima di raggiungere la superficie del pianeta. L'asteroide si avvicina al Sud America. Se qualcuno stesse guardando l'evento dall'Europa, ammirerebbe un catastrofico tramonto. Il punto luminoso del Chicxulub Impactor cade dietro l'orizzonte. 2 minuti all'impatto.
I dinosauri ne vedono facilmente la forma. Se sapessero come farlo, potrebbero anche stimarne le dimensioni. Ha un diametro di circa 10 km, cioè quasi come l'isola di Manhattan. Il gigante pesa 7 kg, seguito da 15 zeri. Sta volando verso la penisola dello Yucatan a una impressionante velocità di 12 km al secondo. A quella velocità si potrebbe andare da New York a Los Angeles in circa 10 minuti, ma probabilmente bruceremmo durante il tragitto. 10 secondi all'impatto. Il Chicxulub Impactor si avvicina al suolo. Qualche metro e... bam! Il cielo notturno diventa improvvisamente bianco. Il flash è così luminoso che il sole non è più visibile. L'impatto dell'asteroide provoca una potente esplosione che viene sentita dall'altra parte del globo. L'enorme asteroide brucia per l'attrito con l'aria. Si riscalda e si frammenta in migliaia di pezzi che piovono sulla Terra. Dopo alcuni secondi, la parte più grande del meteorite colpisce il suolo. La sua massa e la sua velocità forniscono al Chicxulub Impactor un'enorme quantità di energia. Nel momento successivo, un'esplosione potentissima scuote il terreno. L'onda d'urto del meteorite si diffonde dal luogo dell'impatto. Strappa enormi pezzi di terra e alberi e li spinge a terra come tessere di un domino. La temperatura dell'onda d'urto è così alta che intorno al luogo dell'impatto tutto viene avvolto dalle fiamme. L'energia della collisione penetra anche nelle profondità del pianeta, provocando i terremoti più forti nella storia della Terra. Questi, a loro volta, generano tsunami con onde alte quanto l'Empire State Building. 5 minuti dopo l'impatto. Il meteorite lascia un enorme cratere, largo quanto il lago Huron e profondo da contenere due Everest e mezzo. I dinosauri corrono, nel panico. Cercano di trovare riparo verso il Nord America, ma la maggior parte di loro non ce la fa ad attraversare territori paludosi sconosciuti. Un altro pericolo è la pioggia di meteoriti. Centinaia di tonnellate di cenere e detriti si alzano in aria. Riscaldati dalle alte temperature, cadono sulla Terra sotto forma di lava liquida. Cenere e fumo riempiono l'atmosfera e bloccano i raggi del sole. La Terra precipita nell'oscurità. Per diverse settimane il pianeta sarà al buio. Cadranno piogge acide, senza sosta, sulla sua superficie. Gli strati sotterranei della penisola dello Yucatan erano ricchi di zolfo. L'energia dell'esplosione lo fa evaporare. Si raffredda nell'aria, raccogliendosi in nuvole e gocciolando a terra. Gli animali sopravvivono all'impatto, ma l'estinzione di massa continua per mesi. La collisione fa precipitare la terra nell'oscurità, spazzando via le piante che si nutrono di luce. I dinosauri, che a loro volta si nutrono di piante, perdono la loro fonte di cibo e scompaiono. Ma i dinosauri erbivori sono il pasto principale dei carnivori, e ora dinosauri come il T-Rex non hanno da mangiare. Presto si estinguono anche loro. In altre parole, non è stato un meteorite a spazzare via i dinosauri, ma la fame e il cambiamento climatico. Meteoriti di queste dimensioni cadono ogni 100 milioni di anni. Ciò significa che un evento del genere potrebbe ripetersi. Gli umani sopravvivrebbero? Oggi controlliamo anche lo spazio più remoto. Un asteroide delle dimensioni del Chicxulub Impactor non sarebbe una sorpresa per gli astronomi. In generale, gli asteroidi con un diametro di più di 140 metri sono considerati pericolosi. Sapendo che un oggetto spaziale si sta avvicinando alla Terra, costruiremmo rifugi pieni di cibo e acqua. Quando l'asteroide sarà abbastanza vicino, potremo aspettare l'impatto e le sue conseguenze all'interno. Ma quando la gente tornerà in superficie, vedrà città e paesi distrutti. Il nostro pianeta sarà un deserto senza vita. Ecco perché abbiamo bisogno di un'alternativa, ovvero prevenire l'impatto. Abbiamo a disposizione molte opzioni, a seconda delle dimensioni e del materiale dell'asteroide. Secondo la NASA, il modo più efficace è usare un'astronave abbastanza grande e pesante. Quando si troverà a distanza ravvicinata con l'asteroide, gli scienziati sceglieranno la traiettoria ideale, facendola schiantare contro l'oggetto spaziale. Una potente collisione cambierà la rotta dell'asteroide, spingendolo oltre la Terra. Sarà più semplice modificare la traiettoria dell'asteroide lontano dalla Terra. Un'altra opzione prevede un'esplosione controllata sulla superficie dell'asteroide. La prima legge del moto di Newton ci verrà in soccorso. Se un corpo si muove a velocità costante in linea retta, continuerà a muoversi in quel modo, a meno che non sia turbato da una forza esterna. Quindi, provocando un'esplosione, l'asteroide cambierà la sua traiettoria, in base alla quantità di forza applicata.
Possiamo anche far esplodere l'asteroide dall'interno. In questo caso non ci sarà bisogno di cambiare la sua traiettoria. Trasformeremmo un enorme pezzo di roccia in un mucchio di frammenti più piccoli che bruceranno nell'atmosfera e non faranno danni al pianeta. Un'ipotesi più estrema prevede un rimorchiatore gravitazionale. Ogni oggetto pesante ha una sua forza e campo gravitazionale. Il nostro obiettivo sarà inviare una navicella spaziale verso l'asteroide e farla orbitare intorno. L'asteroide attirerà l'astronave, ma i motori opporranno resistenza. Come risultato, la nave attirerà lentamente l'asteroide verso di sé. Questo metodo richiederà più tempo, ma gradualmente la traiettoria dell'asteroide cambierà e non si schianterà sulla Terra. Potremmo anche usare l'energia solare. Costruiremmo una stazione spaziale con un sistema di lenti di ingrandimento giganti, direzionando quella stazione vicino al Sole. Qualora dovessimo individuare un asteroide, punteremmo le lenti nella sua direzione, concentrando il raggio sul corpo spaziale. Il calore del Sole farà evaporare il materiale dell'asteroide, cambiandone la traiettoria. 66 milioni di anni fa, un enorme asteroide impattò sulla Terra, accelerando un processo di estinzione di massa che coinvolse anche i dinosauri. Ma se l'asteroide fosse caduto in un'altra zona del nostro pianeta, forse alcuni dinosauri sarebbero sopravvissuti, magari fino ad oggi. Secondo le stime, l'asteroide aveva circa una possibilità su 10 di spazzare via molte specie viventi di quel periodo. Era molto più plausibile che si limitasse a schiantarsi al suolo, senza conseguenze particolarmente catastrofiche. Per capire meglio come sarebbero andate le cose se la collisione fosse avvenuta altrove, andiamo a vedere cosa accadde quel giorno e perché le conseguenze furono così disastrose. Il grosso macigno spaziale cadde in un'area costiera della penisola dello Yucatan, in Messico. L'impatto scatenò una catena di eventi che provocarono disastri globali. Il punto d'impatto oggi è chiamato cratere Chicxulub e oggi è per metà sommerso dal mare. L'asteroide aveva un diametro di circa 12 km e viaggiava alla velocità di oltre 43.000 km orari. Una roccia grande più del Monte Everest, in rotta di collisione contro la Terra, ha una velocità di 40 volte superiore a quella del suono. L'energia rilasciata dall'impatto fu potente quanto la detonazione di 10 miliardi di bombe atomiche, ma l'impatto di per sé, per quanto distruttivo, fu solo il primo anello della catena. L'asteroide, infatti, cadde proprio nel posto peggiore. Data l'angolazione dell'impatto, la quantità di detriti rilasciata nell'aria fu immensa. Immagina un atleta che compie alla perfezione un tuffo, entrando in acqua in verticale, quasi senza schizzi. Bene, ora immagina quanti schizzi si sollevano quando fai un tuffo a bomba. Ecco, l'asteroide impattò con un tuffo a bomba. Il secondo anello della catena fu il calore provocato dall'impatto sul suolo. Lo strato roccioso del nostro pianeta, all'epoca, conteneva solo una piccola percentuale di petrolio e gas, ma l'impatto fu tale da rilasciare nell'aria una quantità di fuligine che avrebbe potuto riempire uno stadio. Secondo le ricerche, circa 65 milioni di anni fa, solo il 13% della superficie terrestre poteva contenere abbastanza combustibile fossile da provocare quantità simili di fuligine. Gran parte di quel 13% era proprio lì dove cadde l'asteroide. Se l'impatto fosse avvenuto altrove, molte specie di dinosauri sarebbero sopravvissute. Ma la nube di fuligine e anidride carbonica salì rapidamente nell'aria, fin negli strati più alti. La fuligine rese il cielo grigio e fece da schermo contro i raggi solari. Questo provocò un brusco abbassamento della temperatura. La Terra fu come velata da un manto grigio e impenetrabile che rese la vita impossibile a molte piante e animali. Gli alberi e le piante non potevano più effettuare la fotosintesi. La moria delle piante, sommata al freddo, provocò una catastrofica carestia planetaria. Senza più piante, gli erbivori non poterono più sopravvivere. L'erba, i fiori, gli alberi, tutte le forme di vita vegetale finirono per spegnersi, prima nei pressi del luogo dell'impatto e poi su tutto il pianeta. Nel frattempo, dal cielo, continuavano a cadere detriti infuocati che si schiantavano a terra, causando enormi incendi, bruciando intere foreste. Gli incendi provocarono un ulteriore aumento della fuligine nell'aria, peggiorando la situazione. L'asteroide, inoltre, conteneva molti metalli pesanti e tossici. La collisione ne provocò la fusione e altre devastanti tempeste di fuoco si scatenarono. Ma l'asteroide non devastò solo la terraferma, anche il mare, causando enormi tsunami.
ma il danno peggiore furono i solfati che si depositarono sul fondale oceanico. L'acido solforico che cominciarono a rilasciare risalì a sua volta verso l'atmosfera. Nubi acide si mescolarono al velo di detriti e fuliggine, diffondendosi su tutto il pianeta. Dal cielo cadevano piogge di detriti infuocati e piogge di acido solforico per giorni. Ben pochi animali riuscirono a scampare a un simile disastro. Le piogge acide avvelenarono fiumi, laghi e mari, distruggendo tutto ciò che non aveva già preso fuoco. Le nubi cariche di acido devastarono sia la terraferma che gli oceani. Questa fu la catastrofe peggiore perché provocò la quasi totale estinzione del più importante organismo vivente del pianeta, il fitoplancton. Negli oceani, infatti, si genera quasi metà di tutto l'ossigeno che respiriamo, ma l'asteroide distrusse il ciclo vitale non con l'impatto, ma con l'assenza di luce solare, sommata all'acido, al buio e al freddo. La catena finì per coinvolgere anche i grandi dinosauri. Quelli che riuscirono a scampare agli incendi e alle piogge acide dovettero vedersela col mare. L'impatto scatenò immensi tsunami su tutto il pianeta. La prima onda si stima fosse alta 1,6 km, ovvero più di 4 volte l'altezza dell'Empire State Building. Miliardi di litri d'acqua avanzarono alla velocità di 145 km orari. Un'onda del genere oggi distruggerebbe in un attimo intere città e regioni costiere. Le onde successive erano alte in media quasi 16 metri. Muri d'acqua alti come palazzi di 5 piani si abbatterono sulle coste già spianate dallo tsunami, distruggendo tutto. Tra mancanza di luce solare, freddo, piogge acide e infuocate, calo nei livelli di ossigeno, incendi e tsunami su scala globale, più un impatto potente quanto miliardi di bombe atomiche, il risultato fu l'estinzione del 75% delle forme di vita allora esistenti, per non parlare del cambiamento climatico. La Terra fu colpita da enormi asteroidi già altre volte prima di allora, ma nessuno provocò simili disastri globali. Se l'asteroide fosse caduto altrove, magari in una foresta lontano dal mare, cosa sarebbe successo? Enormi incendi, senza dubbio, e un'enorme nube di cenere sarebbe risalita nell'atmosfera, oscurando il sole. Ma non ci sarebbero state piogge acide e infuocate, e gran parte delle specie viventi sarebbe sopravvissuta alla catastrofe. Se invece l'asteroide fosse caduto in zone innevate o glaciali, allora la temperatura globale sarebbe rapidamente aumentata. Enormi tsunami avrebbero sommerso la terraferma, ma non ci sarebbero state cenere e acido solforico nell'atmosfera. Non avremmo avuto piogge acide sugli oceani e le creature marine dell'epoca sarebbero ancora tra di noi, mentre i dinosauri nell'entroterra non avrebbero nemmeno notato l'impatto. Nello scenario peggiore, l'asteroide sarebbe potuto cadere dentro un vulcano attivo. Questo avrebbe provocato l'eruzione più potente di tutta la storia terrestre, con terremoti di portata distruttiva e il cielo coperto per decenni da nubi di cenere vulcanica. E se l'asteroide fosse caduto nel deserto? Beh, avrebbe fuso miliardi di tonnellate di sabbia, trasformandola in vetro. Immagina, dune di vetro, altro che riscaldamento globale. Da quelle dune avremmo potuto scavare fossili di dinosauri perfettamente conservati. Ma ad ogni modo, tra tutti i possibili scenari catastrofici, finì per verificarsi il peggiore per i dinosauri. Spariti, per sempre. Anche se, forse non proprio per sempre, c'è quel famoso film che ancora ispira l'immaginazione. Sai, quello in cui da una zanzara imprigionata nell'ambra si estrae il DNA dei dinosauri? La realtà è un po' più complicata, però. È quasi impossibile che il DNA resti intatto per più di 1 milione di anni e i grandi dinosauri si sono estinti circa 66 milioni di anni fa. Il DNA è una molecola molto fragile e la probabilità che si sia preservato intatto in qualche fossile così antico è quasi inesistente. Però esiste un altro modo di trovare il DNA dei dinosauri perfettamente conservato. Basta rivolgersi ai loro discendenti più prossimi, gli uccelli. Da una famiglia di dinosauri, infatti, l'evoluzione ha tramutato gli arti in ali, eliminato le zanne e trasformato il muso in un becco. Tutti gli uccelli, in tutte le loro forme, discendono dai dinosauri. Tanto è vero che i polli sono parenti stretti del T-Rex. Ok, immaginiamo un pollo grande quanto un T-Rex. Ehi tu, che hai da guardare? Eppure sì, il pollo è il parente vivente più prossimo del tremendo predatore preistorico. Basta togliergli le piume, ma nemmeno tutte. Mettergli un muso zannuto al posto del becco e aggiungere la coda.
ed ecco un vero mini tirannosauro in tutto e per tutto. Nel DNA di un pollo sono ancora presenti geni simili a quelli del formidabile predatore. L'ingegneria genetica potrebbe quindi essere in grado di lavorare sul DNA e invertire il processo evolutivo, facendo tornare tra di noi i grandi dinosauri. Beh, non so se sia una buona idea. Voliamo sopra i pianeti del nostro sistema solare. Superiamo Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Dopodiché entriamo nello spazio oscuro, oltre i confini del nostro mondo. Abbiamo raggiunto la nostra destinazione, è la nube di Oort. Una regione sferica intorno al sistema solare che contiene tonnellate di asteroidi e blocchi di ghiaccio. È probabile che sia il luogo in cui è nata la più grande cometa della storia dell'umanità, che proprio adesso si sta dirigendo verso il Sole. La Bernardinelli-Bernstein è stata scoperta quasi per caso durante il Dark Energy Survey. I telescopi erano puntati verso lo spazio lontano. Il loro obiettivo era ottenere più informazioni per comprendere l'espansione dell'universo. Gli astronomi stavano anche cercando di ottenere una mappa più dettagliata dell'universo osservabile. Gli scienziati hanno analizzato più di 80.000 immagini e hanno trovato un oggetto in movimento, terribilmente vicino al nostro pianeta. Le sue dimensioni erano di circa 100 km, più o meno la larghezza del lago Michigan. Era una cometa già attiva con una lunga coda. La caratteristica coda delle comete si forma quando passano vicino al Sole. Il calore della stella riscalda la superficie della cometa e i materiali leggeri, come il ghiaccio, cominciano a evaporare. Questo forma una nuvola di vapore e polveri che si estende oltre la cometa. Ma la Bernardinelli-Bernstein è troppo lontana dal Sole per potersi riscaldare. Questo significa che la sua superficie ha una composizione diversa. Si ipotizza sia monossido di carbonio allo stato solido, un composto che aumenta la sua luminosità. Ecco perché possiamo osservarla grazie a potenti telescopi dalla Terra. Compariamo la Bernardinelli-Bernstein al più grande meteorite mai caduto sulla Terra. Circa 66 milioni di anni fa, il nostro pianeta fu colpito da un meteorite largo circa 10 km. All'epoca, l'onda d'urto della collisione fece il giro della Terra diverse volte. Le onde dello tsunami causate dall'impatto superavano i più grandi grattacieli. L'energia rilasciata dopo l'esplosione incendiò enormi aree. Quasi tutte le creature viventi, compresi i dinosauri e i pesci preistorici, cessarono di esistere. Il meteorite ha lasciato un cratere grande tre volte l'isola di Manhattan. Il luogo dove è caduto era ricco di zolfo. Questa sostanza è evaporata a causa dell'elevato calore sprigionato, condensandosi in enormi nuvole. Queste causarono piogge acide che caddero sulla Terra per diverse settimane. La cometa appena scoperta è 10 volte più grande. Se fosse diretta verso la Terra, la vedremmo a occhio nudo molto prima dell'impatto. Sembrerebbe una stella in movimento nel cielo notturno. Alcuni giorni prima che la cometa raggiunga il nostro pianeta, sarebbe visibile anche di giorno. Riusciremmo anche a distinguerne la lunga coda. L'ingresso della cometa nell'atmosfera produrrebbe un suono così forte che si sentirebbe dall'altra parte del pianeta. A questo punto, l'attrito dell'aria surriscalderebbe la cometa che, in poco tempo, brucerebbe. Innumerevoli frammenti si staccherebbero dal corpo principale del meteorite e cadrebbero sulla Terra. Nel momento dell'impatto della Bernardinelli-Bernstein con la superficie, vedremmo un lampo così luminoso da superare il bagliore del Sole. In una frazione di secondo, una quantità colossale di energia sarebbe convertita in calore. Questo creerebbe la più potente esplosione della storia del pianeta. Strapperebbe letteralmente pezzi di terra e li lancerebbe in aria. L'onda d'urto incenerirebbe tutto nel raggio di poche centinaia di chilometri. Si propagherebbe in diverse direzioni, spezzando e piegando gli alberi. A un certo punto raggiungerebbe le montagne innevate e scatenerebbe enormi valanghe che coprirebbero molti paesi. L'onda d'urto farebbe il giro del pianeta, mandando in frantumi i vetri degli edifici di tutti i continenti. Le onde dello tsunami sarebbero così alte da coprire intere città costiere. Il più potente terremoto della storia spaccherebbe il terreno lasciando profonde crepe. Dopo l'impatto, miliardi di tonnellate di polvere e cenere si alzerebbero in aria. Una gigantesca nuvola nera bloccherebbe completamente i raggi del sole. La Terra sarebbe immersa nell'oscurità. Tutti i detriti in aria si scioglierebbero, si trasformerebbero in lava liquida e ricadrebbero sulla superficie, causando ancora più danni.
La cenere e la polvere nell'aria coprirebbero i raggi del sole per mesi. In questo periodo la temperatura sulla Terra scenderebbe di diversi gradi. Anche se ci nascondessimo in profondi rifugi e bunker, difficilmente sopravvivremmo a questo evento, così come gli altri organismi viventi sul pianeta. Fortunatamente, la Bernardinelli Bernstein non si avvicinava alla Terra. In questo momento è a circa 20 unità astronomiche dal Sole. Si tratta di 20 volte la distanza tra la Terra e il Sole. Significa che la cometa attraverserà presto l'orbita di Urano. Nel 2031 sarà a 11 unità astronomiche dalla nostra stella, cioè appena fuori l'orbita di Saturno. Questo sarà il momento in cui la Bernardinelli Bernstein si avvicinerà di più al Sole. Poi inizierà il suo ritorno verso i confini del Sistema Solare, ma è destinata a tornare. Si allontanerà dal Sole e rallenterà finché la gravità della stella non la tirerà indietro. Poi la cometa farà un altro giro intorno al nostro Sistema Solare, ma questo richiederà circa 3 milioni di anni. In questo momento abbiamo altri meteoriti di cui preoccuparci, per esempio 3200 Phaeton. Attraversa le orbite di Marte, Terra, Venere e Mercurio, poi gira intorno al Sole e torna indietro. Questo ciclo dura circa 523 giorni. Questo meteorite è considerato pericoloso perché attraversa l'orbita terrestre a 7 distanze Terra-Luna e mezzo. In uno dei suoi ultimi approcci alla Terra, questo blocco di roccia largo 6 km ha inondato il nostro pianeta di piccole meteore. Poiché l'asteroide passa spesso vicino al Sole, la sua superficie assomiglia al fondo asciutto di una palude di fango. È coperta di squame e crepe e, quando orbita vicino alla Terra, queste scaglie si rompono causando piogge di meteoriti. Ma il più grande asteroide potenzialmente pericoloso è il 1999 JM8. È grande come 77 campi da calcio. Passa vicino alla Terra a 9 distanze lunari. Il suo massimo avvicinamento al nostro pianeta avverrà nell'agosto 2137. Se un meteorite di queste dimensioni dovesse colpire la Terra, un intero continente sarebbe spazzato via. Il resto del mondo sarebbe devastato da tsunami, ma sopravviverebbe. Naturalmente, gli scienziati stanno pensando a come proteggere il pianeta da un tale disastro. La prima soluzione è un Big Bang controllato. Una delle leggi della fisica dice che se si applica una forza in una direzione, essa causerà una reazione nella direzione opposta. Quindi, se individuassimo un asteroide che sta per entrare in collisione con la Terra, dovremmo inviare un razzo in quella direzione. Produrremmo un'esplosione controllata, non al suo interno, ma sulla sua superficie. L'esplosione sarebbe diretta in alto e l'asteroide si sposterebbe in basso. Anche un piccolo spostamento sarebbe sufficiente a cambiarne la traiettoria, facendogli superare la Terra. Un altro modo consiste nell'inviare un oggetto pesante, come un'astronave, verso il corpo spaziale. Ogni oggetto con una determinata massa ha la sua gravità. L'astronave volerebbe vicino all'asteroide che, contemporaneamente, l'attirerebbe sulla sua superficie. I motori dell'astronave sarebbero abbastanza potenti da resistere. La nave tirerebbe l'asteroide nella direzione opposta, in modo da cambiarne la traiettoria, salvando il nostro pianeta. Potremmo anche speronare l'asteroide con l'astronave. Bam! O potremmo costruire una stazione spaziale come la ISS. Sarebbe equipaggiata con enormi lenti di ingrandimento. Manderemmo la stazione vicino al Sole e cercheremmo asteroidi pericolosi. Poi punteremmo le lenti in modo che i raggi del Sole si concentrino sulla roccia gigante. Il calore vaporizzerebbe la materia dalla superficie dell'asteroide. Ed è qui che la fisica entrerebbe di nuovo in gioco. La materia evaporerebbe verso l'alto e l'asteroide si muoverebbe verso il basso. Potremmo anche avvolgere l'asteroide in una pellicola riflettente, come un enorme foglio d'alluminio. Di solito i corpi spaziali assorbono la maggior parte dei raggi del Sole, ma se l'asteroide fosse coperto da una pellicola, i raggi rimbalzerebbero. Si creerebbe un'enorme forza di spinta, sufficiente per evitare la collisione. E, naturalmente, potremmo attaccare dei motori a razzo all'asteroide. Così potremmo non solo cambiarne la traiettoria, ma anche controllarla. Ciò dipenderebbe dalle dimensioni dell'asteroide e dal numero di motori. E poi potremmo usare questo enorme sasso per scagliarlo contro altri asteroidi più grandi. Boom! Un'esplosione di onde supersoniche, calore interplanetario, polvere e fumi. L'atmosfera terrestre è stata invasa da una roccia cosmica delle dimensioni dell'Everest. Pochi secondi fa questa roccia, dal peso di trilioni di tonnellate, stava precipitando verso la Terra. Potrebbe andare da New York ad Anchorage più velocemente di quanto impiegheresti a fare una frittata. Il nome di questo mostro? Asteroide di Chicxulub. Nome epico, non è vero? 66 milioni di anni fa questo asteroide si schiantò sulla Terra. Allora i dinosauri dominavano il pianeta, ma non per molto.
L'epica collisione è avvenuta in quello che conosciamo oggi come il Messico, nella penisola dello Yucatan, proprio vicino a Cancun, dove i dinosauri facevano le vacanze estive. Beh, probabilmente no. L'enorme roccia spaziale ha colpito l'oceano, ma tutta quell'acqua non è comunque riuscita a fermare l'inevitabile. La collisione ha provocato il rilascio di un'enorme quantità di energia. L'orrore su scala planetaria era iniziato. Immagina un minuscolo sole che illumina la superficie della Terra, con uno tsunami alto quanto la Statua della Libertà che si scaglia dall'epicentro dell'impatto. Non la vedo bene. L'esplosione ha raggiunto ogni luogo, era rovente come un forno e ha bruciato tutto ciò che ha incontrato. L'impatto ha provocato un colossale terremoto e un'intensa attività vulcanica. Una serie di vulcani ha rilasciato simultaneamente lava calda e cenere. Milioni di tonnellate di cenere fuligine hanno avvelenato l'aria, formando un'enorme nuvola di cenere nell'atmosfera, che ha bloccato i raggi del sole per diversi anni. Il lungo inverno era iniziato, ma in questo caso non c'era neve, ma solo pioggia fatta di acido solforico. Sì, l'asteroide di Cecelub sembrava essere la cosa più significativa che sia mai accaduta nella storia del nostro pianeta. Sì, anche più dell'avvento di YouTube. Allora, c'è molta attività vulcanica, molto ossigeno infiammabile nell'atmosfera, cambiamenti di temperatura costanti. Sì, era il momento perfetto, ma anche peggiore in cui tutto questo potesse accadere. Ma come facciamo noi oggi a sapere di questo evento? L'asteroide ha lasciato un cratere davvero enorme sulla superficie del nostro pianeta. Oggi questa cicatrice è nascosta sotto il Golfo del Messico. Gli scienziati hanno trovato molti posti sulla Terra con livelli anormalmente alti di iridio. Questo metallo è molto raro sulla Terra, ma è presente in molti asteroidi che gli scienziati hanno esaminato. Gli scienziati hanno studiato alcune rocce risalenti a 66 milioni di anni. E negli strati di queste rocce hanno trovato questa polvere, la stessa che proviene dagli asteroidi. E la sua presenza può solo significare che un enorme asteroide si è schiantato sulla Terra. Questa catastrofe ha portato all'estinzione non solo dei dinosauri, ma anche dell'asteroide. Il punto dell'impatto ha raggiunto temperature talmente estreme che una parte dell'asteroide è svanito nel nulla. Tantissimo vapore acqueo e anidride carbonica si sono propagati nell'atmosfera. Ma il problema più grande? Lo zolfo. Con l'impatto dell'asteroide si è sollevato e si è propagato nell'aria. E queste minuscole particelle di zolfo hanno bloccato molti raggi del sole. Senza il sole, molte piante sono scomparse e il clima è diventato più freddo. L'immenso calore ha trasformato le pietre in vetro. Gli scienziati chiamano queste pietre tektiti. L'energia dell'impatto le ha lanciate in cielo. Dopo un breve volo, le tektiti caddero di nuovo sulla Terra. Non era un bel vedere. Poi cadde anche la pioggia, solo che invece di gocce d'acqua erano palle di fuoco vetrose e bollenti. Bombardarono la superficie del pianeta per giorni. A causa della caduta delle tektiti, tutto prese fuoco. Gli scienziati hanno trovato prove in tutto il mondo, non solo vicino al sito della collisione. Ma molte cose che accaddero allora sono ancora un mistero. Alcuni scienziati pensano che l'asteroide Cecelob non fosse nemmeno un vero asteroide, ma una cometa. Gli asteroidi sono per lo più fatti di pietra e metallo e molto spesso assomigliano a una patata. Una cometa contiene roccia, metallo e ghiaccio. Le comete sembrano fiocchi di neve sporchi. Sono composte da ammoniaca, metano e anidride carbonica. A volte le comete provengono dalla nube di Oort, un'enorme nube di ghiaccio e detriti che si trova attorno al nostro sistema solare. Di tanto in tanto una cometa si stacca dal resto e si dirige verso il nostro Sole. Secondo gli scienziati, questa cometa in particolare ha sorvolato Giove. La sua gravità ha fatto accelerare la cometa. Stava andando verso il Sole, guadagnando sempre più velocità. Poi la calotta di ghiaccio esterna della cometa ha iniziato ad evaporare e probabilmente ha emesso molta polvere e gas, il che ha creato una specie di coda. Alla fine la gravità del Sole ha distrutto la cometa. Uno dei frammenti volò attraverso lo spazio e si è schiantato sulla Terra 66 milioni di anni fa. Quindi, asteroide o cometa? La verità è che non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che la Terra è stata seriamente sfortunata a trovarsi sul suo cammino e non è mai stata più la stessa. La catastrofe ha fermato lo sviluppo del 75% della vita sulla Terra. Alcuni animali marini più grandi, come coccodrilli, tartarughe e pesci, sono riusciti a sopravvivere all'impatto. Tra tutti gli animali terrestri, gli unici che sono riusciti a sopravvivere erano quelli in media più piccoli del moderno procione. E questo include tante diverse specie di dinosauri e antichi antenati degli uccelli. I ricercatori ritengono che siano sopravvissuti per due motivi.
Dopo l'enorme impatto ci è voluto molto tempo prima che le piante ricominciassero a crescere e molti animali non riuscirono a sopravvivere. E coloro che sopravvissero all'impatto non ebbero abbastanza cibo. Ma i dinosauri che sopravvissero avevano il becco e grazie ad esso riuscirono a mangiare noci e a scavare per trovare semi nel terreno. Quindi sì, sopravvissero. La seconda ragione è che avevano cervelli più grandi. Alcune persone sono convinte che siano riusciti a cooperare tra di loro e ad adattarsi rapidamente alle nuove condizioni. Anche altre forme di vita sopravvissero. Funghi e muffe sopravvissero sottoterra e sott'acqua. A poco l'oscurità si diradò e le felci iniziarono a invadere il paesaggio incontaminato. Dopo qualche migliaio di anni, le foreste hanno iniziato a rifiorire. Gli animali che sopravvissero erano tutte creature poco appariscenti e molto piccole. Vivevano in tane, al sicuro da tutta quella cenere calda. Prima della collisione i mammiferi avevano vissuto all'ombra dei dinosauri. Ma con l'estinzione dei grandi dinosauri le cose sono cambiate. I mammiferi sono riusciti a prendere il sopravvento. Cominciarono a dominare la terraferma. Ma torniamo al momento in cui tutto è cambiato. In pratica non sono le dimensioni dell'asteroide a renderlo così potente, ma piuttosto l'angolo con cui ha colpito la Terra. Se l'angolo d'impatto fosse stato diverso, i dinosauri avrebbero avuto una possibilità di sopravvivere. Ma allora, come sarebbe stato? Torniamo indietro, molto indietro. Oh no, c'è un asteroide gigante diretto verso la Terra. Ah! Oh, aspetta, non importa, ci ha mancato. Phew. Ci sono molti terremoti, tsunami ed eruzioni vulcaniche ogni giorno. Ma ai dinosauri non importa più di tanto. Andiamo avanti di alcuni milioni di anni e la maggior parte di queste antiche lucertole sono cambiate e ora sono del tutto irriconoscibili. Dopo qualche era glaciale, molti dinosauri sono ora completamente ricoperti di piume per proteggerli dal freddo. I mammiferi esistono, ma sono pochi e rari. Si vedono molti pipistrelli nelle caverne. Ci sono migliaia di roditori delle dimensioni di ratti nelle foreste. Durante il giorno si nascondono nel sottobosco o nelle tane. Di notte escono alla ricerca di cibo. Non ci sono cavalli, elefanti o altri grandi mammiferi. Perché diventare grandi e commestibili quando ci sono così tanti rettili pericolosi con enormi zanne in giro? Non ci sono balene negli oceani. Pappagalli, falchi e piccioni non si vedono affatto. Ma l'Pterodattilo 2.0 esiste, e come? Alcuni hanno le dimensioni di un elicottero, mentre altri non sono più grandi di un cigno. Ci sono molti primati, ma non hanno fretta di scendere dagli alberi e camminare su due gambe. Nessun safari nella savana, nessuna evoluzione dell'Homo sapiens. In questa realtà alternativa, gli spazi aperti sono molto pericolosi. Ma del resto lo sono anche le foreste e gli alberi. Nessun posto è al sicuro. Per riuscire a mangiare le prelibatezze sugli alberi, molti dinosauri più piccoli hanno imparato ad arrampicarsi. Questo era quello che accadeva nel periodo del Cretaceo, subito prima che l'enorme asteroide mancasse di poco la Terra. Phew! Sarebbe stata un'epica collisione. I dinosauri sarebbero diventati più saggi, alcuni persino intelligenti come un pollo moderno. Un cervello di grandi dimensioni utilizza molta energia, e questa non sempre è una buona strategia per la sopravvivenza. È meglio un cervello piccolo, con dei denti più grandi e appuntiti. Ah, sì, 14 febbraio 2000. Un normalissimo giorno di San Valentino. Un po' di fiori e caramelle, l'inizio del nuovo millennio e una giornata che rimarrà nella storia. La sonda Near Shoemaker, che sta per Near Earth Asteroid Rendezvous, lanciata nel 1996, ha finalmente avuto un appuntamento con l'asteroide 433 Eros. Non doveva scorrere a destra, ma semplicemente girare attorno ad Eros e completare un atterraggio morbido, il primo in assoluto su un asteroide. Near non ce l'ha fatta perché una mancata accensione del motore del 1998 lo ha portato nella traiettoria sbagliata e ha mancato l'obiettivo. Tuttavia gli ingegneri decisero di lasciare che Near facesse il giro intorno al Sole per un altro anno, e alla fine ce la fece. La Near Shoemaker è stata creata per trovare, mirare ed inseguire alcuni oggetti spaziali più piccoli per circa un anno e raccogliere dati importanti su di essi. Questo veicolo spaziale ha ottenuto più di 160.000 immagini della superficie dell'asteroide, che hanno aiutato la ricerca negli anni a venire. Prima di allora, gli scienziati avevano preso gli asteroidi per mucchietti di roba casuale. L'asteroide 433 Eros è il corpo più piccolo del nostro sistema solare, con una navicella spaziale che gli orbita attorno. A prima vista, questo asteroide sembra una roccia qualunque dallo spazio.
a forma di patata che ruota ogni 5 ore e mezza, il doppio delle dimensioni di Manhattan. Per fare un confronto, l'asteroide più grande che abbiamo scoperto è lungo 940 km, mentre il più piccolo è circa di 2 metri. Gli asteroidi sono in realtà dei resti delle prime fasi del Sistema Solare. Il Sole come lo conosciamo ha iniziato a prendere la sua forma quando i gas e gli atomi compressi hanno iniziato a fondersi in una protostella. Granelli più piccoli di detriti e polvere attorno al Sole invece hanno dato vita a rocce che, schiantandosi l'una con l'altra, tadan, ne hanno formate di ancora più grandi. Gli oggetti sopravvissuti a questa festa caotica e disordinata sono ciò che oggi conosciamo come pianeti e lune. I corpi più piccoli che non sono riusciti a diventare pianeti sono asteroidi. Gli asteroidi sono troppo piccoli per avere un'atmosfera e la loro gravità non è abbastanza forte per modellarli in una sfera, quindi non hanno le condizioni per sostenere la vita. La maggior parte degli asteroidi finisce tra le orbite di Giove e Marte e ci si avvicinano a una distanza di sicurezza. Ma Eros no. Eros è diventato il primo asteroide near Earth. Dal 1975 l'Eros più vicino alla Terra è stato nel 2012, a circa 26,7 milioni di chilometri e mezzo di distanza, ovvero circa 70 volte la distanza media dalla Luna. Fu scoperto nel 1898 e prese il nome dalla divinità greca dell'amore. Sai, Eros è quello che usa le frecce per far innamorare le persone l'una dell'altra. Tutti quei cuori spezzati, sì. Nella mitologia romana è chiamato Cupido. Tra le tante altre affascinanti scoperte spaziali c'è la pasta nucleare. Non come quella che fa mia nonna, è vero, ma non è neanche così male. La ricetta dice che bisogna aspettare che una stella raggiunga una certa età quando è ora che esploda. Sì, e sii paziente perché questo potrebbe richiedere circa miliardi di anni. 2. Dopo l'esplosione raccogli i neutroni rimanenti e mescolali fino ad ottenere uno stufato estremamente denso. Aggiungi un po' di gravità a piacere. E l'ultimo passaggio, non dimenticare di cuocere il tutto a 600.000 gradi centigradi. La pasta nucleare è sicuramente uno dei piatti più strani nel menù dell'universo, ma potenzialmente anche il materiale più forte in circolazione. Per rompere un piatto di pasta nucleare dovresti avere una forza di 10 miliardi di volte più grande di quella per rompere l'acciaio. Gli scienziati credono che questa roba sia così resistente perché è incredibilmente densa, un po' come me. Immagina, 1,3 milioni di terre schiacciate e accartocciate nelle dimensioni di Toronto. Oumuamua è il primo visitatore arrivato nel nostro sistema solare, qualcosa che gli scienziati aspettavano da decenni. Questo misterioso oggetto è stato scoperto nell'ottobre 2017 ed è considerato il pezzo di un corpo più grande formatosi fuori dal sistema solare e fatto a pezzi durante il suo viaggio. Oumuamua significa esploratore in hawaiano. È un corpo allungato che circonda un grande cetriolo spaziale. Sicuramente qualcosa di mai visto prima. Ha un'accelerazione non gravitazionale e nessuno sa realmente come si muova poiché non ci sono code visibili o segni di degassamento. La stella di Tabby è sicuramente tra le più misteriose dell'universo. È distante 1000 anni luce ed è il doppio del Sole, e è molto più calda. Nel 2015 gli scienziati hanno notato che la luminosità della stella di Tabby pare essere diminuita fino al 22%. La causa potrebbe essere ricondotta a grandi nuvole di polvere, ma questa stella è troppo vecchia per averne. Non è ancora chiaro quindi cosa potrebbe aver causato questa grande attenuazione. Le nebulose sono enormi nuvole di polvere, gas e plasma che non smettono mai di riservare sorprese. Possono cambiare e assumere quasi tutte le forme. Un uovo fritto, una testa spaziale, un anello di diamanti. La Red Square Nebula è uno degli oggetti spaziali più affascinanti. Non sappiamo da dove provenga e in che modo è arrivata. È solo una scatola luminosa quasi perfettamente simmetrica in mezzo al nulla. A circa 210 anni luce dalla Terra c'è la costellazione chiamata Lira, dove si trova il sistema Kepler-37, Kepler-37b e il pianeta più piccolo al suo interno. Con meno di un terzo della massa terrestre, è solo un po' più grande della Luna. Gli scienziati ritengono che questo sia un pianeta senza aria e roccioso, simile a Mercurio. Spostiamoci ora verso Sagittario B2, una delle più grandi nubi molecolari di polvere e gas della nostra galassia. Si trova circa 25.000 anni luce dalla Terra e vicino al centro della Via Lattea.
Le ricerche hanno dimostrato che contiene più di 50 molecole diverse e una è una sostanza zuccherina che ha un sapore simile ai lamponi. Alla scoperta di pianeti gustosi. Lo spazio sta migliorando sempre di più. Le bolle di Fermi sono due misteriose macchie gigantesche fatte di raggi cosmici, gas e polvere, scoperte nel 2010. Si aggirano attorno al buco nero centrale della nostra galassia, una su entrambi i lati. Le bolle si sono espanse sotto e sopra la nostra galassia nel tempo, quindi ora hanno un diametro di circa 50.000 anni luce. Nessuno sa come ci siano arrivate, ma una teoria dice che sono collegate agli stessi buchi neri che si sono verificati circa 6 milioni di anni fa. Gliese 436b è uno dei pianeti più strani che esistano. È estremamente caldo, ma fatto di ghiaccio. È un pianeta delle dimensioni di Nettuno che richiede solo poco più di 2 giorni per completare un'orbita attorno alla sua stella madre. Si presume che la sua superficie abbia una temperatura che arriva fino ai 450 gradi centigradi. Ma il ghiaccio non si scioglie perché il pianeta ha un'enorme gravità. I buchi neri non sono sempre supermassicci. IGR si trova nella costellazione dello Scorpione ed è solo da 3 a 10 volte più massiccio del Sole, il che probabilmente lo rende il più piccolo buco nero scoperto finora. NGC 3842, d'altra parte, è la tipica immagine che abbiamo in mente quando qualcuno parla di buchi neri. Si trova in un'altra galassia ed è circa 2500 volte più forte e più massiccio del buco nero al centro della Via Lattea. Ah, Venere, il pianeta dei superlativi. Il pianeta più vicino alla Terra, la superficie più calda, nuvole riflettenti che lo rendono il pianeta più brillante visto dalla Terra. Con 1600 vulcani, il record di tutti i pianeti del nostro sistema solare. E poi stiamo parlando del pianeta che ruota più lentamente. Servono 243 giorni terrestri perché Venere compia una rivoluzione completa. Questo pianeta è così lento che potresti camminare più velocemente prima che compia un giro completo. Venere va in direzione opposta rispetto alla Terra, motivo per cui il tramonto è a est, mentre il Sole sorge ad ovest. 55 Cancrie è circa il doppio della Terra, con temperature fino a 2700 gradi centigradi. Condizioni perfette per trasformare il carbonio in diamanti. Sì, un terzo di questo pianeta è ricoperto di carbonio, il che lo rende uno dei pianeti più costosi. Gli scienziati che osservano i cambiamenti spaziali in Antartide vedono i neutrini almeno una volta al mese. Tuttavia, quello che ha colpito il nostro pianeta nel 2017 è stato davvero speciale. È stato il primo di cui si è potuto risalire alle origini. Hanno scoperto che sono serviti 4 miliardi di anni perché quel neutrino raggiungesse la Terra. È arrivato sul nostro pianeta da un enorme buco nero al centro di una galassia che aveva distrutto tutta la materia che lo circondava. Ehi, benvenuto nel tuo...